Eccoci, buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti, dovremmo esserci, dovremmo esserci, fatemi zap, fatemi zap. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, dovremmo esserci, dovremmo esserci. Un attimo che mi recupero il pad. Ok, questa sera ci buttiamo con Monster Hunter World, ce lo facciamo un po' in live, un po' di caccia, magari proviamo anche qualche altro. Che mi abbasso un attimo il volume. Qualche altra arma potrebbe essere una cosa buona. Vabbè, un saluto a tutti quelli che già si sono uniti, che siete già un bel po', grandi così, vi ho avvisato un attimo a sorpresa, però stavo cercando di registrare qualcosa e quindi nel frattempo, visto che ce la facevamo a fare una live, visto che per oggi non sono riuscito a registrare un nuovo episodio di Monster Hunter, quindi va bene così. Tra l'altro, se vedete, oggi abbiamo cambiato un'altra grafica, come dicevo, dipende dalle live. Questa è appunto per Monster Hunter, che sì, dovrebbe essere proprio per Monster Hunter questa qui, quindi è molto figa, è molto figa. Allora, innanzitutto approfitto anche per ringraziare, visto che nel frattempo ci sono state un paio di sottoscrizioni, Aiderbn. Aiderbn, che non so se si pronunci così, perdonami. Comunque ti ringrazio per la sottoscrizione per il nono mese consecutivo, quindi abbiamo partorito la sottoscrizione di 9 mesi. E grazie di cuore anche a Peppino l'Inquisitore che ha fatto la sottoscrizione. Tra l'altro ha fatto la sottoscrizione super mega paua costosa. Quindi grazie mille a Peppino l'Inquisitore perché vabbè, ci sono tre tipologie di abbonamento, se non sbaglio, quella base che si può fare anche con Amazon Prime. E grazie anche a Darched per la sottoscrizione. E quella intermedia e quella Uber Mega Power. Peppino l'Inquisitore ha fatto quella Uber Mega Power. Quindi grazie di cuore. Vabbè, grazie a tutti, naturalmente. E poi riprenderemo anche le live con i titoli motoristici. Ragazzi, non vi preoccupate, come state vedendo, in questo periodo stanno arrivando meno video dedicati ai titoli motoristici per il semplice fatto che, come detto, io magari alcune volte, se non ho voglia, di registrare un gioco, non lo faccio forzatamente perché poi si vede che non mi diverto, non vi divertite voi. Quindi, capita magari un periodo dove non mi va appunto di mettermi là con il volante, montare tutto quanto, il playset, settare tutto, perché è molto più complicato, molto più elaborato e alcune volte ve lo dico onestamente, ci sono dei periodi dove per i giochi di guida mi prendo un po' di pausa quando magari non mi va di mettermi lì a registrarmi. Questo era un periodo di pausa, come state vedendo, sia per Formula 1, per Euro Truck, anche altri titoli come Assetto Corsa e quant'altro. Però appena riprendiamo, come detto, non li faccio forzatamente perché mi sembra una contraddizione. Perché, come vi ho sempre detto, il mio canale è un video diario. Quindi il video diario è quello che io gioco quotidianamente. Può capitare, sì, che ci sono delle serie che portiamo avanti. Però allo stesso tempo, se un giorno magari non mi va di giocare un titolo, di registrare un qualcosa, no, non lo registro forzatamente perché sarebbe brutto e non sarebbe appunto da video diario, tra virgolette. Quindi preferisco fare un po' di pausa così, visto che in questo periodo, come detto, non mi andava tanto di prendere il volante e registrare. Comunque, grazie mille anche a Agnelu per la sottoscrizione. Va bene, va bene. Allora, come detto, oggi facciamo un po' di Monster Hunter. Saluto tutti quelli che si stanno unendo intanto. Kingdom l'abbiamo fatto ieri in live. Se ve lo siete perso, trovate la live sul secondo canale. Questa qui forse ve la riporto sul primo canale, sul primo canale. Allora, il Playsit io utilizzo, vi ho fatto la recensione di quello stand recentemente, ma io di Playsit uso quello che vi avevo recensito un paio di anni fa, credo, che è la seduta completa, quindi in accoppiata con il Playsit che utilizzo, c'è tutto, è il Playsit completo, trovate sempre il video sul canale, quindi non necessita di una sedia, tra virgolette, da gaming. In linea generale, no, non ho una sedia da gaming, ma come potete vedere, forse si vede, ho una barbonissima sedia dell'IKEA che non so se si sente. Scricchiola anche, scricchiola anche. Prima o poi magari mi recupererò anche una sedia decente. Per il momento, vabbè, fino a quando non si scatasta del tutto, può andar bene, anche perché ci sono delle sedie spettacolari, però un po' alla volta, un po' alla volta. Comunque,
No, Kingdom penso che lo porteremo solo in live. Io onestamente ieri mi sono divertito in live con Kingdom. Spero vi sia piaciuto anche a voi. Quindi preferisco farlo in live perché è un gioco anche abbastanza lungo e complesso. Quindi ogni tanto una chiacchierata in live c'è. Per Assetto Corsa non sapevo. Fino a quando non si provano i giochi non si può dire. Tra l'altro, Assetto Corsa a breve dovrebbe uscire la Complete Edition, visto il trailer. Monster Hunter World mi sta piacendo un sacco e lo dico, come detto, da novizio del gioco, perché io non avevo mai giocato gli altri Monster Hunter e questo è il primo che sto giocando, mi sta garbando veramente tanto. Gioco di rally per console, Dirt Rally non è affatto male, sì, più tendente alla simulazione, se è più sull'arcade magari Dirt 4. Allora. Sedie da gaming dipende dalla fascia di prezzo. Se non hai proprio fasce di prezzo, c'è quella della Sparco. La Sparco, la Comp. Sparco Comp si chiama. Che tra l'altro poi non vi ho più postato il video della visita alla Sparco. Ormai fatto un anno fa, però mi avevano detto aspettate, aspettate, arrivederci. Che veramente è molto, ma molto figo. È di una comodità devastante. Costa un po' tanto, però. Però è spettacolare, sia visivamente che a comodità è devastante. La comp, ce n'è diverse. Comunque, saluto anche la Germania. Missioni principali. Allora, sto pensando di fare Monster Hunter, di proseguirlo forse direttamente in live. Non lo so. Per il momento oggi ci facciamo delle missioni secondarie. Poi deciderò se fare tutto il gioco così. Tanto ve lo riporto sul primo canale comunque. Allora, vabbè, intanto iniziamo, che ci siamo già persi in chiacchiere. Tra l'altro, ridendo e scherzando, noi a Monster Hunter so che sono poche, ma già siamo a 16 ore e passa. Comunque, andiamo. Facciamo sempre nuova sessione privata. E arrivederci e grazie. Tanto andiamo in solitaria. Vabbè, può capitare, può capitare. Si ritenta, che ve frega. Ci sta, è un po' una rottura di balle dover rifare il tutto, però capita, capita. AK Racing e DxRacer le ho viste, non le ho mai provate. Ti dicevo quella perché l'ho provata quando sono andato dalla Sparco. Erano tutte comode quelle della Sparco, ma questa era qualcosa di devastante proprio a livello di comodità. Sembrava una poltrona. Quelle lì sembrano altrettanto comode, però non avendole mai provate non mi sbilancio. Però penso che siano buone anche quelle lì. Magari vedi se c'è qualche recensione in giro. Dark Souls Remastered penso che lo giocheremo forse in live, visto che comunque già c'è la serie sul canale. Allora. Sì, infatti pensavo di fare un po' più di live su. Aspetta, oggetti pronti per il raccolto. Vabbè, ho già controllato. Nuovi progressi nelle ricerche. Va bene. Ottieni bonus di accesso. La missione minaccia tripla. Vabbè, ci ha dato un po' di pozioni. Un buono mega fortuna. Va bene, qui abbiamo il nostro poldino. L'ultima volta che ci siamo lasciati, credo di non aver fatto niente di più. Cos'altro? Dovevo dire un'altra cosa. Mi sono scordato, vabbè, poi mi ricordo. Ah, per Monster Hunter vi dicevo della live, perché come detto il fatto che sia un gioco molto ma molto lungo, secondo me in live potrebbe essere una buona cosa. Fatemi sapere se si sente bene l'audio di gioco e la voce, così ci organizziamo un pochino anche per quanto riguarda i volumi audio. E allora, prima di tutto voglio andare un attimino a vedere come siamo messi a livello di equipaggiamento, perché come vi dicevo, oggi magari vorrei provare a testare anche qualche altra cosa. Nell'ultimo video vi avevo detto del fatto delle bacche e quant'altro, le pozioni ce ne abbiamo veramente poche. Cioè veramente poche, tra virgolette. Aspetta che faccio così, sicuramente c'è un modo più breve per fare sta cosa, ma va bene. Bevanda energetica ce la portiamo così se ci addormentano abbiamo la cura. La null bacca per gli stati di ghiaccio e
quant'altro. Questo è Baccello Lampo, me ne porto già tre che magari ci possono essere utili. E per le altre cose poi andiamo a vedere. Ma per quanto riguarda l'equipaggiamento, adesso andiamo un attimino nel nostro alloggio. Poi pian piano vi leggo, abbiate pazienza. Mi sente, ok? Sì, oggi volevo provare. Due armi voglio provare. Non so se tutte e due oggi, o magari ci facciamo un po' una e un po' l'altra in un altro video o barra live. Le doppie lame e il martello mi incuriosiscono. Ora vedo, ne scelgo una delle due e ci buttiamo. Prima nell'allenamento, ragazzi. Approfittiamo della live per farci pure un po' d'allenamento, perché sennò dove cazzo andiamo? Equipaggiamentos. Allora, a posto della spadascia. Grazie mille a Shirley l'Eremita per la sottoscrizione. Spero di aver letto bene. Grazie mille per la sottoscrizione. Allora, diciamo che possiamo provare le doppie lame. Me le hanno consigliate in tanti, quindi proviamo queste doppie lame. Le altre sono queste. Allora, la spada devastatrice è quella base e anche questa me l'avete consigliata. Tra i due, poi li proveremo tutti e due comunque. Proviamo prima le doppie lame, che dovrebbero essere queste, le forbici combinate. Armi offensive a corto raggio, utili a sferrare veloci raffiche di colpi. Proviamo, dai ragazzi, proviamo, che ce frega. Adesso ci facciamo anche un attimo di allenamento, perché se no andiamo da Armicio che non vediamo, eccolo qua. Area di addestramento, yes. Eh no, la schermata non l'ho fatta io, è del programma. Non, non sono capace io a fare queste cose, sono troppo complicate. Erano già nel programma. Lo so che ci sono anche degli attacchi speciali, però poi magari vedrò qualche tutorial in giro. Però per il momento ci accontentiamo di quelli base, poi un po' alla volta, dai. Allora, vabbè, Le doppie lame permettono di effettuare classici sequenze a corto attacchi. raggio. La modalità demone è potente, ma consuma resistenza. Ok, allora abbiamo questi qui che, come detto, sono abbastanza veloci. Se volessimo andare con queste, fa un affondo. Provo anche qua, così mi do anche un'idea di quelli che sono i danni. E addirittura, grazie mille a Peppino l'Inquisitore per la donazione. Grazie mille. Un saluto a te, grazie per farmi divertire senza saperlo. Mi stai dando un grande aiuto. Un saluto alla signora e alla retta. Le saluto, cioè sentono, quindi la retta. Sentono, quindi sono Non so da. se mi senti. Se sente, se sente. Sono dall'altro lato degli schermi. La retta è lì nel divano. Comunque, grazie mille da parte di tutti. E grazie mille anche per la mega donazione, oltre al mega abbonamento. Grazie mille, Peppino l'Inquisitore. Grazie mille. Vi ricordate il moonwalk di Peppino l'Inquisitore? Non questo Peppino, il nostro Peppino, quello da battaglia. Allora, io provo sempre qua le combo per dare un'occhiatina anche un pochino a quello che è il danno che fanno. Per quanto poi da mostro a mostro cambia la situazione. Allora, questo è doppio triangolo. Le combo un attimo di problematica tecnico-tattica. Allora, aspettate, dove vedete pure le tempistiche. Sarebbero 1, 2, questo e questo. Sì, che poi secondo me se spammiamo questo come se non ci fosse un domani va bene uguale. Tra l'altro, sto notando che questi attacchi non vanno a consumare la barra dell'energia, ma la consuma dell'energia della stamina. La consuma questa qui che ci ha detto, quello del demone. Che ci aumenta tantissimo i danni d'attacco. Molto ma molto figo. E tra l'altro si muove anche più velocemente. Quindi potrebbe essere un'alternativa quando dobbiamo rincorrere il nostro mostro. Per il momento direi che ci può stare. Spammiamo l'attacco base. Poi le combinazioni ce le buttiamo così. Dai, ce le buttiamo. Però mi piace anche la modalità demone. Rabbia demoniaca. Aspettate un attimo. Così. Ma l'attiva la rabbia demoniaca o fa come cazzo gli pare? No, aspetta, questa spara i danni.
Allora. Vabbè, comunque non sembra male. Ora, come sempre quando noi andiamo a prendere una nuova arma, tocca migliorarla un pochino. Tocca migliorarla un pochino. Perché? Perché altrimenti... Aspetta, fatemi rimettere le spade a posto, se no prendiamo a spada Termicio, poverello. Torniamo agli alloggi. E allora... Saluto a tutti quelli che si stanno unendo, tra l'altro. Poi le combo pian piano cercherò di beccarle. Sì, abbiamo provato anche con cerchio. Le live rimangono sia su Twitch che poi ve le riporto sul Monster Hunter, forse sul primo canale. Però tra primo e secondo canale ritrovate tutte le live, non vi preoccupate. Allora. Come detto, le live poi le riporto sul canale, quindi chi si perde la live se la può rivedere magari sul canale. Ma più che altro, come dicevo, perché Monster Hunter è un titolo molto particolare e molto spesso io porto tante serie, tanti giochi e quant'altro, quindi il problema quale potrebbe essere, cosa che riscontro praticamente in ogni singola serie, che c'è qualcuno che giustamente vuole vedere la tipologia di gioco, si guarda i primi video e poi non li segue più. Io però, iniziando una serie, quando la inizio, a meno che non mi rompo le balle, perché quando mi rompo le balle non la porto più avanti o per un motivo o per un altro, alcune volte è capitato, però questa qui vorrei portarla avanti. Il problema qual è? Che mettiamo, i primi episodi sono stati seguiti, pian piano la gente li seguirà sempre meno, ma essendo un gioco molto impegnativo, cioè questo gioco potremmo arrivare a 150 episodi se andiamo avanti così. E se la gente non li segue, cioè se si vogliono, se volete vedere magari solo le prime fasi, la maggior parte inizia le serie e poi non le prosegue, anche, cioè per scelta, magari non per forza ti devi vedere tutta la serie, magari vuoi decidere se ti piace il gioco, se lo vuoi comprare, se ti interessa o meno. Però fino a quando la serie sono, che ne so, 10-15 episodi, vabbè, non fa niente, mi occupa 10-15 giorni, massimo un mese, ma se gli episodi sono 150 e io continuo a postarli mettendo anche tutti i giorni, cosa impossibile perché comunque non gliela faccio, capite bene che occupo, tra virgolette, il canale con una serie che non interessa a nessuno, sempre andando avanti nel tempo. Quindi è quello il problema, che... In questo caso ci sarebbe il problema di portare tutti questi episodi che poi all'atto pratico non guarda nessuno. Come detto, io porto sempre quello che mi garba, però devo anche comunque farmi due calcoli sul fatto che per fare un video, renderizzarlo, editarlo, ci metto un sacco di tempo, quindi le live in alcuni casi possono aiutare in questo caso. Intanto ringrazio anche Teodin per la sottoscrizione, grazie mille. Dicevo, vado a migliorare un tantino queste lame, lo faccio di solito sempre con la modalità base, perché almeno arriviamo ad un'acutezza decente, cioè almeno esce a barra verde, e il minerale ferroso lo troviamo abbastanza agevolmente. Tra l'altro, per il momento ancora non abbiamo sbloccato altre cose, però questo potrei lasciarlo con la serie minerale. Anche se, come notate, la serie d'osso ha l'upgrade, fuoco, acqua e fulmine. Poi ce ne saranno altri sulla destra che ancora non ho sbloccato, mentre questa qui solo acqua, solo tra virgolette. Però per il momento questi due minerali ferrosi ce li buttiamo, non è un problema. Eh no, la cam si è sposta. Ma questo layout dovrebbe essere fatto apposta per Monster Hunter, quindi in linea teorica dovrebbe coprire meno in fase di attacchi, diciamo, di quando andiamo in giro, diciamo così. Vabbè, per il momento non faccio altre migliorie perché voglio capire se mi ci trovo bene o meno. Grazie mille anche a Mem per la donazione, grazie per l'ascolto e vigilanza, saluto la signora Silvia Laretta, un saluto anche da Mem. Perdonami se oggi non posso seguirti, don't worry, tanto come detto po potete recuperarle, anzi dovete recuperarle.
Sì, si possono anche comprare dalla tipa qui di fronte, però quando abbiamo i materiali ce li craftiamo, dai. E quindi, come detto, per giochi del genere, se devo tenere, tra virgolette, occupato il canale per 4 mesi con una serie che non si vede, preferisco fare le live. Ce lo giochiamo uguale, chi è interessato le vede, tanto le live, pure se durano 4 ore, 3 ore. Vi vedete quello che volete, mettete in pausa, uscite e poi riprendete da là, quindi non è quello il problema eventuale. Però, onestamente, con tutte queste uscite mi devo fare anche un po' di calcoli sul fatto se sia possibile o meno proseguire una serie in un determinato modo. Quindi, allora, in questo caso, ragazzi, io farei anche una cosa. Visto che dobbiamo andare a caccia, una caccia relativamente randomica, relativamente, facciamo così. Non mangiamo adesso, mettiamo solo la carne a cuocere. Posso scendere da qui, perfetto. Andiamo al mercato, attiviamo qualche taglia e poi mangiamo direttamente all'accampamento. Che si può fare? Allora, poi vediamo anche un po' queste cose botaniche. Salve. Allora, vediamo un pochino qua cosa abbiamo. Sto pensando perché vorrei andare a caccia nella nuova zona. Nuova zona, tra Sono pronta. virgolette. Andiamo. Allora. Taglie. Doppia caccia, in realtà è tripla caccia, di cui due bestie sono nella foresta. No, tutte e tre nella foresta antica, però tre tutte insieme mi pare un po' troppo. 20 Vespoid nella foresta antica. Il fatto è che lo dobbiamo sempre attivare. Però si può fare. Se li troviamo, si può fare. Noi, come sempre, qua, per quanto riguarda le taglie, potete attivarle già di vostro. E poi cioè, metterle in lista. Poi le attivate direttamente dall'accampamento. Quindi non è un problema. Io adesso questa la metto. Tanto le taglie possiamo, come detto, attivarle quando ci pare. Barrot no, io nella foresta antica, il Gran Jagras, Barrot. Questi si possono fare. Ah, è quello che abbiamo beccato adesso, solo. Però tre tutti insieme, porca puttana. E falliamo se sveniamo 2 volte. Tempo. 50 minuti, la tripla caccia. Mi sa che è tosta. Vabbè, lo attiviamo, poi decidiamo se farlo o meno. Non lo so, la vedo difficile al momento una tripla caccia. Grazie mille all'omino della polmonite per il 15° mese di abbonamento. Attenzione, qui siamo ai record. Poi devo trovare anche il modo per mettere medagliette per i mesi di sottoscrizione. Grazie mille comunque per la sottoscrizione per il 15° mese. Attenzione. La pesca non lo so, vediamo. No, le live giornaliere non credo. Non io la faccio a farle tutti i giorni. Allora. Vabbè, i problemi al canale come sempre ci sono sempre e comunque. Di certo non agevolano la cosa, però che dobbiamo fare? Andiamo avanti con prepotenza. Gran Jagras. Vabbè che ci stanno altre pagine effettivamente che possiamo andare a spippolare. Se ce n'è uno di caccia singola per quello là. Non mi dispiacerebbe, magari sempre nella foresta antica. Queste sono tutte le guglie selvagge. Guglie selvagge. Mi do un'occhiatina così vediamo se riusciamo magari a sbloccare qualcosa di prepotente. Allora, quello che abbiamo combattuto l'ultima volta era bellissimo. Non mi dispiacerebbe farmi l'armatura di quel tipo. Per quanto sia un po' complicato. Un'altra cosa che voglio provare in live è anche la cattura, invece di ucciderlo. Foreste antiche ci metto anche un'altra volta questo, perché alcuni mi hanno detto che l'armatura, quella del bagarozzo, non mi ricordo come si chiama, te la dà anche uccidendo un bel po' di questi. Quindi nel dubbio noi le mettiamo. Che ce frega? Quante ce ne stanno? Vabbè, bastano queste. Ecco, questa è una cattura nella foresta antica, il Gran Jagras, cattura. Proviamo? Proviamo la cattura? Questa è caccia. La cattura dovrebbe darci lui bonus. Vabbè, direi che può bastare così, visto che quell'altro a quanto pare non c'è. Ok, così le abbiamo attivate. Adesso andiamo nella zona e
e le attiviamo direttamente da lì. Mangiamo, buonanotte. Andiamo nella foresta Antigas. E accampamento 1, sì. Kranjagras, Anjanat e Ratalos. Esperti sul campo, esperto di fauna endemica. Vabbè, andiamo, va. Partiamo per la spedizione. Partiamo per la spedizione. Allora. No, no, lo so che si può vedere nella forgia l'armatura come... come addosso. Allora, in realtà, per quanto riguarda la cattura, in linea teorica, da quello che mi avete detto, dovrebbe darci lui già gli elementi necessari. Quindi se io attivo la cattura, nella cassa trovo la rete per fare la trappola e il... quelli per stonarlo. Ci proviamo. Ci proviamo. Sì, perché non l'abbiamo mai fatta la caccia, quindi... proviamo, proviamo. Vediamo un pochino se ci riusciamo. Allora, al momento in linea teorica qua non dovrebbe esserci niente, giusto. Possiamo però mangiare, cosa che eventualmente facciamo... No, prima fatemi vedere le taglie che abbiamo a disposizione. Ci siamo abbassati, ma dovevo parlare. Assaggia, se non ti fidi. No, in realtà no. Nuova missione, nuova missione. Allora, le facoltative c'è qualcosa? Credo di sì. A caccia di funghi nella foresta antica. Vabbè, poi magari ci facciamo anche questa. Al momento però vediamo le taglie. Allora, doppia caccia. Forse è meglio aspettare un attimino. Qua dobbiamo uccidere sti vesponi che si trovano all'atto pratico molto a nord, nella zona 6. Quindi magari ci spostiamo prima. Taglia, caccia, caccia, uccisione, uccisione, cattura. Allora, qua dobbiamo catturare. Condizione fallimento, 3 svenimenti, tempo scaduto, uccisione dell'obiettivo. 1800 tempo limite, 50 minuti. Ok, ok. Ci potrebbe stare qua, sempre gli zanzarotti. Che in realtà come cosa sarebbe anche buona, nel senso, quanto tempo abbiamo per gli zanzarotti? 50 minuti? Facciamo una cosa. Facciamo prima un'altra cosa. Controllo bene sulla mappa dove stanno, perché se stanno solo là sopra è meglio teletrasportarci qua. Zona 6, sì, in realtà non ce lo segnala neanche così, però avevamo visto che stavano là, quindi facciamo che raggiungiamo l'altro accampamento, almeno siamo più vicini. Sì, in linea teorica però dovrebbe darcele lui comunque queste cose. Vediamo un pochino, quasi quasi non mangiamo, no, mangiamo, poi mangiamo, dai, facciamo così. Allora, nuova missione, andiamo con le taglie, buttiamo giù due zanzarotti, più che altro perché voglio far prima pratica con l'arma. Perché altrimenti... Ah, vabbè, accampamento 11, già ci siamo. I tentativi diminuiranno, i dati verranno salvati, va bene così. Non mi gioco il bonus, vediamo un pochino. Allora, taglia uccisione, ce l'abbiamo. Se mi fai muovere anche... Non mi posso muovere. Partiamo, vabbè. Tanto qua stiamo. Eh sì, per questo io, come detto, le live, anche nelle live me la prendo con calma perché voglio fare tutto, perché nelle live comunque c'è la possibilità, cioè c'è la possibilità, di solito ti distrai, leggi commenti e qua, però voglio fare una cosa decente, più che altro perché voglio capire bene il gioco, visto che non sono un esperto, è la prima volta che lo gioco, quindi mi mangio anche uno di questi, ordiniamo il pasto, facciamo una cosa veloce, a posto, e andiamo a... dagli zanzarotti che dovrebbero essere appunto nella zona 6. La zona 6 si passa da qua. Da qua probabilmente qua sotto. Dove cazzo si passa? Scusa. Ma io qua sopra non ci posso salire, giovane.
Fatemi scendere un attimo. No! Va bene uguale, va bene uguale. Perché voglio comunque provare l'arma. Allora. Questo sta qua randomico. Va bene. Eccoli qua. Dovrebbero essere questi. Ora vediamo. Porca troia, sono abbastanza inquietanti. Vabbè, sono anche in linea teorica facili da uccidere. Per quanto ci potrebbero stonare. E scenda giù, per favore. Vai, vai. Aspetta. Abbiamo anche biologia, uccidi mostri piccoli. Ma non ce l'abbiamo le pietre, maledetto. No, non le abbiamo raccolte le pietre. Scendete, maledetti. Bastardi. Devo raccattare eventuali pietre. Perché sennò facciamo un po' una cosa da rincoglioniti qua se non ci arriviamo. Aspetta, vieni qua. Guarda sto maledetto. Vesponi, per piacere. Cerchiamo di organizzarci per bene. Guarda come scappano i maledetti. Pietre qua non ce ne sono, possibile? Allora siete un po' figli di zoccola. Poldino, per favore, mi colpisce i vesponi qua. Aspettate, vediamo se li becco da qualche parte. Che tra l'altro possiamo anche approfittare, ci ha dato 50 minuti, quindi comunque ci danno cose utili. E probabilmente andandoli a beccare così se incazzano pure i fratelli vesponi. Ok, fluido di mostro. È comunque utile recuperare quello che ci lasciano, che tutto sommato non è male come cosa. Allora, qua questi altri, vabbè, penso me li abbia tolti perché... Allora, fatemi vedere se... No, questi forse già ce li ha attrezzati, eh. Già ce li ha attrezzati, fatemi vedere, sì. Ok. Tac. Se poi ci viene incontro, maledetta. Guarda. Ci serviva l'arco per fare ste cose, comunque. Scendi giù. Vedete che hanno l'attacco. Cioè l'attacco, il danno fulmine fanno i vesponi. Occhio, quindi dobbiamo anche stare attenti per non farci ammazzare male. Cioè ammazzare, stonare più che ammazzare. Ce ne mancano ancora un po'. Qua c'è anche questa pianta che sembra una pianta carnivora, molto faiga. Che probabilmente... Ah, è una pianta anche velenosa, l'immortacci sua. Aspetta che il vespone è morto male nella pianta, va bene. Vieni qua. Ok. Qualcosa la raccattiamo. Sì. Però facciamo che... Proviamo così. L'arco o la balestra sarebbe stata un'ottima cosa. La cosa buona è che ce ne sono anche tanti. E in linea teorica non ci vuole neanche tanto ad abbatterli in questo modo, però. Aspetta, vieni qua. Vai, scendi. Scendi qua, maledetta. Grazie mille a Stefano per la sottoscrizione. Grazie Stefano. Olè. E un altro è andato. Spero che almeno quello che stiamo raccogliendo, la corazza, ci possa fare qualcosa. Immaginatevi una corazza con lo stile del vespone. Molto stile, molto stile.
Dai che ce ne manca uno. Dai che ce l'hai davanti. Dove vai? Quando parte con le combo non lo ferma più nessuno. Stiamo solo ammazzando Boldino, se vogliamo essere, tra l'altro, un attimo obiettivi. Abbiamo distrutto Boldino, poraccio. Vabbè, adesso comunque ci riporta all'accampamento, perché qua abbiamo finito. Va bene, va bene. Ah no, fa solo così. Pensavo di potermelo eventualmente riportare. Questo lo lasciamo, la vigor sfera, tanto. Questi scendono, tipo? Ah, abbiamo finito pure le pietruzze. Vabbè. Sbam! Non è vero. Non so cosa abbiamo preso, ma abbiamo fatto dei danni. Tra l'altro, questa qui dovrebbe disaffilarsi anche di meno rispetto alla spadascia, che effettivamente. Allora. Le armi comunque con danni elementari io pian piano le cercherò di fare. Per il momento, vabbè, non ci siamo ancora arrivati in realtà. Quindi. Ci accontentiamo di queste che fanno danno classico. La spadascia continuerò ad utilizzarla. Non è facile utilizzarla, però dai, come detto, io non pretendo di essere il maestro cacciatore di Monster Hunter, ma semplicemente andare in giro e divertirci così. Remotered, sì, sto aspettando, appunto, come vi dicevo, per vari titoli in corso, però ci sono tanti titoli che sto aspettando di iniziare. E controllo, perché qui ho il calendario delle prossime uscite, quindi mi organizzo un attimo. Allora, qua non credo ci sia niente da raccattare. Possiamo provare a fare, dai, un'altra caccia. Un'altra caccia. Il Diablos, sì, l'ho incontrato per sbaglio, nel senso che è uscito mentre stavo facendo le mie cacce randomiche per raccattare un po' di elementi. E niente, non ho fatto praticamente niente. Mi è passato di lato e sono morto all'istante. Cioè, non è che mi ha colpito, mi è passato di lato. Io non ho visto, l'ho visto solo passare una prima volta, poi mentre stavo scappando mi ha sfiorato e sono esploso, così. Comunque, a parte questi incontri sportiveggianti con mostri cazzuti e cattivi, andiamo con un'altra taglia, questa volta magari una caccia più cacciosa. Tutti i zanzaroni abbiamo messo, che tutto sommato ci sta. Allora, il Jagras va bene. Allora, questa taglia che è... Questo ci potrebbe anche stare. Questo ci sta qua, scusate. I mostri continuano ad aumentare. Noi abbiamo sempre... Penso di sì. Cioè, tutte le taglie me le dà comunque nella zona dove siamo. Penso che me ne mette uno... No, invece no. Questo è le guglie selvagge. Ok. Ho risolto da solo vedendo la mappa che ci dava, effettivamente. Vabbè, proviamo la cattura di questo, del Gran Jagras. Che dite? Proviamo, sempre se ci dà le componenti lui. Spero di sì. Quindi, in realtà, per la cattura, come detto, dobbiamo stonare fino a quando non zoppica. Poi, quando va nella base, mettiamo trappola, stordenti. Vabbè, intanto l'attivo. Vediamo se mi dà lui il materiale. In linea teorica, sì. In linea teorica. Almeno anche voi mi avevate detto così. Ora vediamo. E magari ci mangiamo anche qualcosina prima di partire, non lo so. No, le doppie lame le abbiamo appena messe, non ho la più pallida, cioè no, non abbiamo fatto il tutorial, però dobbiamo ancora vedere. Allora, nelle missioni di cattura dovrai indebolire il mostro, intrappolare il mostro, usare un tranquillante per catturarlo vivo. Assicurati di avere trappole e tranquillanti, puoi reperirli nella cassa oggetti o nella cassa scorte, ok? Le trappole, trappole scossa, trappole coperte, eccetera. Tranquillanti, sfere, soporifere e proiettili. Soporifere, noi siamo le sfere, perché non abbiamo la balestra. Le trappole tranquillanti possono essere creati o acquistati al centro scorte. Ok.
Devi indebolire a sufficienza un mostro prima di catturarlo con i tranquillanti. Quando la salute del mostro scende sotto la soglia d'azione dei tranquillanti, quest'ultimo inizierà a zoppicare. Quello sarà il momento di smettere di attaccarlo e di preparare le trappole. Attento a non infliggergli troppi danni. L'uccisione involontaria del bersaglio comporta il fallimento della missione. Fatemi vedere un attimo il videozzo, così. Ok, quando inizia a certo, qua ci fa vedere il Puke. Noi siamo partiti con il Grajagras, quindi faremo una gran brutta fine. I mostri zoppicanti proveranno a rintanarsi nella loro tana per recuperare salute. Seleziona una trappola, per esempio una trappola scossa, dalla barra degli oggetti e collocala con quadrato sulla traiettoria del mostro. Anche questo sarà un po' da studiare, la traiettoria, effettivamente. Una volta intrappolato il mostro indebolito, rimarrà solo da catturarlo. Una tecnica efficace consiste nel collocare trappole intorno alla tana di un mostro addormentato. Sveglia il mostro e attiralo verso le trappole. Ok, se potrebbe fare. Il fatto è che se ci dà una trappola sola, non credo di poterla recuperare poi la trappola. Tra l'altro aveva anche un uovo in mano. Ok, ma va bene. Bloccato un mostro in una trappola, seleziona una sfera soporifera dalla barra degli oggetti e premi quadrato per scagliarla contro il bersaglio e colpirlo in pieno muso. Quando il mostro s'addormenterà l'avrai catturato. Con armi a lungo raggio è possibile usare anche proiettili soporiferi. La cattura di un mostro soddisfa anche i requisiti di completamento delle missioni di caccia. Non potrai ricavare oggetti dal bersaglio, ma nella schermata dei risultati otterrai ricompense diverse da quelle che avresti ottenuto uccidendolo. E magari ci esce pure qualcosa di buono. Vediamo un po' la. Ok, qua se sta a fulmina, prende la cosa e gliela lancia in fronte. Ok, allora sulla carta sembra fattibile. Sulla carta. Adesso faremo dei danni. Usciamo dal tutorial. Abbiamo questa visto tutto. La missione prevede di catturare un mostro. Se vuoi avere successo, sii prudente e cerca di non ucciderlo. Le attrezzature per catturare i mostri sono già sul posto, ma non dimenticare le sfere soporifere, ti serviranno. Allora, sfera soporifera, ce ne date 8. Trappola scossa, intrappolatore. Ok, quindi, prima di andare, fatemi vedere un attimo. Oggetti rapidi, devo sapere dove stanno queste cose, non qui e neanche qui. Però fatemi vedere se almeno stanno qua sotto, perché sennò. Ok, la sfera soporifera è qua, la trappola scossa è qua. Noi rimaniamo su pozione allora, così ce l'abbiamo pure vicino. Non è vero, perché poi dobbiamo comunque andare ad affilare la lama. Vabbè, ci mangiamo qualcos'altro? Meglio andare belli prepotenti. Cottura al forno. Anche perché una volta mangiata è finita la missione. Selezione dallo chef. Vai, difesa fisica. No, io vorrei aumentare l'attacco. Facciamo questo. Si attiva facilmente. Si può anche fare. Allora. Va bene. Proviamo, ragazzi, proviamo. Non vi assicuro niente. Ve lo dico già da subito. Pronto soccorso scorta. Allora, Gran Chagras, prima cosa dobbiamo. Vabbè, l'erba ce la prendiamo qua, che magari ci facciamo qualche pozione in più. Vediamo se troviamo delle impronte. Anche se. No, sì, ci stanno, ok. Ecco lì le altre impronte. Cerchiamo di seguire le impronte per beccarlo da qualche parte. Come detto, il Gran Chagras non è che sia propriamente sta cosa molto debole come bestiolina, però ci proviamo. Al massimo falliamo. Aspetta. Ok. Ho anche quasi completato la mezza ricerca qua. No, voi toglietevi dai coglioni, per favore, che ci abbiamo un attimo da fare. Ci mancano pure questi qua. Arco.
Porca troia. Momento. Aspetta, eh. Tanto fino a quando non l'attacchiamo. Ok, adesso lo attacchiamo. Questi sono i figlioletti, quindi qua... Cioè, figliole, presumo che siano comunque della stessa razza del Jagras. E non so se togliermeli dalle palle o aspettare che... Cazzo fai! Guarda, faccio una cosa. Seguo Gran Jagras. Se questi non vengono a rompere i coglioni, cosa difficile. Allora, aspetta che prendo anche... Scusa, eh. No, lei faccia come se fosse a casa sua. Non è che io voglio disturbarla. Vorrei ammazzarla, però me la prendo un attimo con calma. Voglio aspettare di allontaniamoci un po' da qua. Ok, vai. Così, se ne va. Ah no, è andato ad attaccare questi. E attacchiamo anche noi. Lo so, sto provando a sfiancarlo, dammi tempo. Vediamo un po' le doppie lame come si... Comunque danno... No, aspetta, ho sbagliato, ho preso a te. Scusa, fratello, ma... Aia. Perché ti danno la possibilità di schivare come se non ci fosse un domani, di attaccare come se non ci fosse un domani. La... Sto facendo per il momento gli attacchi base, ragazzi. Non... Ah, puttana, li sono rotolato davanti. Che cazzo. E zac. No. Ma perché mi hai investito in questo modo, barbone? Aspetta. La... Ah, giovane, volevi fare furbo. Che, come detto, non fanno neanche poco danno, eh. Aia, pure la coda mi ha preso sto figlio di... Com'è? Non vedo dove sono. Questo potrebbe essere un leggerissimo problema, però tutto sommato... Da qua non mi prende. Occhio, là. Piano. Cazzo. Allora, fatemi vedere un attimo se... Se non la affilo. Allora, da quello che sto vedendo, sembra che questa sia una di quelle armi che... Subiscono meno il rimbalzo, anche se non affilate. Correggetemi se sbaglio. Poi la modalità... Demone la proviamo, don't worry. Stavo cercando di caricare un po' dei... Danni o cose del genere. Ora cerchiamo di non perdercelo. Vabbè che c'è anche sulla minimappa, quindi tutto sommato va bene. Adesso la proviamo la modalità demo. Aspetta che mi prendo due pietre magari. Eccolo. Tacchete. Vai così. Mamma mia. Vai, insisti. Mi sa che le doppie lame rispetto a quelle che usiamo noi sono un po' overpower, o sbaglio? Aspetta, fermati. Rimetti a posto le lame. Cazzo. Ah no, perché aveva montato quell'altro. Baccio da fuori. Oddio, ste doppie lame spaccano dei culi, mi sa, eh. Aia. Vaffanculo. Cioè, già l'abbiamo stonato. Ma non è vero. Hai messo il bersaglio alle corde, ci ha detto. Ma non... Ah, zoppica già. Ma che cazzo è? Ma pensavo fosse molto più... Vabbè, ste doppie lame spaccano il culo. Allora, quindi adesso dovrei cercare di... Dove cazzo è andato? Trappola ce n'abbiamo... No, lo so, però come detto ragazzi, io le armi in linea generale le voglio provare un po' tutte piano piano, eh. Cioè, me l'avevate sì scritto che erano molto forti, però, come detto mi... Ah, qua ci stanno i figlioletti. Però se io faccio una cosa del genere, poi
lo sveglio in questo modo e mi metto di qua, viene da me. No, no, il giro da quel lato. Cazzo. Aspetta. Distruggi trappola scossa, ma la posso riprendere? No. Quindi sostanzialmente abbiamo finito, perso la missione. Sotto le zampe me ne vado. Ci siamo attaccati al cazzo. Perché noi non le sappiamo neanche costruire. Oh merda. Toglietevi dal cazzo, vaffanculo. Ammazzo la famiglia qua. Pensavo di poter recuperare i materiali per rifarla. Datemi un attimo che se questi si tolgono dal cazzo io vedo se possiamo farla. No, non adesso. Eppure c'era ripassato. Che stronzo che sei stato che l'ho tolta, eh. Allora, aspetta, trovo un insetto elettrico e puoi craftarla con l'intrappolatore. Aspetta che un attimo. Insetto abbaglio può andare bene lo stesso. Guarda, si era piazzato pure qua. Fottuto bastardo di merda. Grazie mille ad Andrea per la sottoscrizione. Grazie mille. Vigor. Vabbè, non ci interessa. Creazione. Fatemi vedere un attimo se. Pronto soccorso. No, aspetta, stanno qua. L2. Carne sovietica. Trappola scossa. Insetto elettrico. Questa la rete. Mi serve la rete. Trappola. Quindi devo trovare, sì, un insetto. Scusate, ho sbagliato. L'insetto elettrico. Cazzo, lo trovo l'insetto elettrico qua. Un attimo che elaboriamo un piano. No, infatti non lo voglio ammazzare, però. Guarda sti. C'ha sti figli. Che sono veramente figli di zoccola. Allora, insetti elettrici. Ma se io tipo rivado. Alla base, tipo. Oppela. Perché voglio. Aspetta, fatemi vedere se questo è un insetto elettrico. Dimmi di sì. Dove cazzo stava? Ho visto il simbolo del bagarozzo che sembrava simile a quello. Larva resistenza, no. Allora. Vediamo un po'. È una parola qua. Vigor, Vespa, no. Potrebbero anche essere questi, però. Vespoid. Che mi sembra di sì. Potrebbero funzionare queste. Io dov'è che sto? Qua. Questi sono. Castodon. Deposito minerario. Forse le Vespoid potrebbero esserci utili. Non ne ho la più pallida idea. Ma anche se mettiamo le risorse non ci dà. Allora, aspetta. Se mi toglie un attimo l'icona della taglia. Riuscire a essere ingestion. Fiamma. Vedo anche questo. Bacca bomba. E ciao mare. Questo non lo seleziono. Va bene. Fungo nitro. Fungo paralizzante. Non ci serve l'altro. Allora. Munizioni fionda. Trappole ambiente. Pianta che se colpita rilascia una nube di spore. Questi. Larva resistenza. Fauna endemica. Insetto abbaglio. Aspetta. Queste creature hanno un gas paralizzante. No. Mostri piccoli. Spoid.
Non lo so. Vabbè, provo a riandare da qualche parte. Se poi incontriamo qualcosa di utile va bene. Se no, arrivederci e grazie. Vediamo un pochino, non lo so. Potrei però fare una cosa, credo. Creazione. Se io vado su trappola e metto, se la trovo, trappola scossa, allora. Insetto elettrico. L'icona è quella, però probabilmente qua non c'è l'insetto elettrico. Perché come detto, che cazzo, ma che cazzo sta facendo? Sì, mi sa che è quello che farò, andare all'altro accampamento, perché qua gli insetti, qualcuno l'avevamo visto, ma non quello che ci interessava a noi. Aspetta, però. Trappola rocciosa. Grossi macini a rischio frana. Falli schiantare sugli ignari bersagli usando la fionda. Vabbè. Provo a portarlo là. Aspetta che ce l'abbiamo di lato, mi sa. Che tra l'altro sta anche messo maluccio, però vabbè. Scusa, ma tutti i bagarozzi non ce n'è uno decente? Insetto amaro, no? Vabbè, provo ad andare all'accampamento per vedere se c'è qualcosa. Boh. Sì, ho visto la creazione automatica, però se non c'abbiamo i materiali, comunque problematica. Provo ad andare verso l'accampamento, vediamo. Ho i miei dubbi che possa funzionare come cosa, ma vediamo. È possibile che le altre parti prendevamo quelli elettrici. Adesso che ci servono, no. Sembra anche giusto. No, vado a piedi, ragazzi, perché magari per strada troviamo qualcosa che ci serve. Fatemi vedere un attimo se si può fare. Assolutamente no. Compagno, no, compagno. Vuol dire. No, perché devo lasciare qui il mio compagno? Mi scusi. Volevo vedere se nel cestone c'era qualcosa. Qua dentro, campamento 1. Cosa fare nell'accampamento? Cosa che non avevamo fatto mai. L'accampamento offre 5 servizi essenziali: tenda, cassa scorte, banco missioni, il tuo compagno, la mensa. La tenda permette di cambiare gli oggetti che stai trasportando, oltre al tuo equipaggiamento e a quello del tuo compagno. La cassa scorte contiene oggetti utili, ok. Il banco missioni è il nostro compagno. Vabbè, trasferimento rapido, se può fa, ok. Qui puoi cambiare armi e armature. Ricorda di equipaggiarti a dovere e preparati a ogni evenienza. Fatemi vedere se io ho qualcosa che mi possa essere utile tra questi bagarozzi. Insetto elettrico, sì. Olè. Ce l'abbiamo fatta. Ora, un'altra cosa che possiamo fare, che però non faremo. No, Puoi vabbè, va usare la bene cassa così. oggetti per gestire il tuo inventario. Lo so che c'era direttamente creazione, però è meglio che me li porto perché se poi facciamo una solata in giro è meglio poterla avere a disposizione, la possibilità di farne un'altra. Ok. A ripartiamo. Sì, è stato un po' macchinosa come cosa, però come detto, non avendolo mai giocato, non ho più pallida idea di come si facciano alcune cose. Perché ho capito che possono. E là, ma io vorrei passare di qua. Allora, c'è da dire che comunque tutto sommato queste doppie lame non ci dispiacciono. Come detto, devo imparare molte cose. Siamo ancora, va bene, le fasi alla fine iniziali, perché comunque abbiamo fatto solo 16 ore. Allora, possiamo passare già da qua, perché ci ha segnato questa come zona. Lui si sta trasferendo qua. Vabbè, dobbiamo vedere ancora se zoppica. E onestamente non lo so se sta ancora zoppicando. Per vederlo.
Io non lo so se adesso posso mettergli la cosa. Lo attacco prima, ragazzi, perché non so se è in condizione. C'è il teschio lì. E basta questi. Facciamo che lo attacco perché non so se si è ripreso. Fatemi vedere. Sì, si è ripreso. Non zoppica più. Allora, già che ci siamo, io li ammazzo i figli qua. Perché, aia. Hanno rotto i coglioni. Tanto comunque quando lo ristoniamo questo. Aia. Piano. Togliti un po' dai coglioni. Aspetta, mi faccia rialzare. E togliete i danaroni, maledetti bastardi. Io nel frattempo faccio man bassa di lucertoline qua, che ci frega. Ci stiamo. Magari si incazza. Chi sta attaccando? Boldino. Oh, lascia sta Boldino. Gli spacco il culo. Spero che non muoia, onestamente. Aia. Però in linea teorica non dovrebbe morire, perché ancora non zoppica, o sbaglio? No, non zoppica. Eh no, ragazzi, la trappola la metto quando zoppica, perché sennò. Perché io credo che lui si sia già ripreso. Cioè, possiamo farlo solo quando è stonato. Cioè, stonato, quando è. Cazzo! No, allora no. Siamo stati troppo prepotenti, vabbè. Hai fallito la missione. Porca puttana. Non preoccuparti. Preparati e prova di nuovo. Sì. Quindi, anche se non zoppica, se va a fa? Vabbè. Lo so, la chat arriva un po' in ritardo, però tutto sommato un po' di danni li abbiamo fatti. Tutto fa brodo, tutto fa scuola, tutto fa scuola. Abbiamo fatto anche danni, vabbè. Abbiamo devastato male, vabbè. Quando ci ricapita. Basta il teschio? Ok, vabbè, la prossima volta non lo ammazziamo così male. Bene. Vabbè, ci riproviamo subito comunque, eh. Allora, signora, mi riattivi un attimo sta missione. Ho fatto un cazzo di macello. Lo so, c'è su macello, vai. Allora, mi riprendo la ciccia, grazie. Mi avvii la missione. Ci riproviamo, come se non ci fossero domani. Taglie, 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 taglie. Caccia, eccola qua. Non è vero. Uccisione, uccisione, uccisione. Cattura. Va bene. Stavolta, guarda. Campamento 1, ci metto anche il carico pesante. Ti uso pure il buono, va. Ci scommettiamo. Aspetta che. Grazie mille a Pete Jordan per la sottoscrizione per il nono mese consecutivo. Grazie mille, grazie mille. E vediamo un pochino. Allora, momento che ci facciamo anche una mangiatina, però, eh. Anzi, prima di tutto mettiamo la ciccia a cottura. Ordiniamo un pasto. Signore dello chef. No, aspetta, no, difesa, attacco. A posto così, a ripartiamo. E riprendiamoci. Presumo che ci ridia di nuovo tutte le cose necessarie. Perfetto. Quindi adesso dovremmo avere più trappole. Sì, infatti una non ce l'ha droppata. Allora, questo non ci interessa. Andiamo. Cioè, per il momento non è una fase. Adesso ci dobbiamo concentrare sul. No, fermo, fermo. Prendi le tracce, prendi le tracce. Ce la faranno i nostri eroi? Ci si prova, ci si prova. Bella. Tanto presumo sia sempre più o meno nella stessa zona, eh? Non lo so. Comunque, dopo le doppie lame che stiamo. Eccolo qua, eccolo qua. Signore,
Mi prendo un attimo di miele e poi subito scateniamo l'inferno. Vattene a fanculo di cattiveria. Non gli diamo tregua, non gli diamo tregua. Dove vai? Che fa? Scappa? Vieni qua, codardo. Questo ci porta dove stanno i figlioletti maledetti bastardi. Non ti incazzare per niente perché qua... Là, grande, così con quanta agilità. Là. Qua riusciamo anche con le doppie lame a skippare con una certa agilità, eh. Anche perché la cosa positivissima delle doppie lame è che non consumano stamina quando noi facciamo gli attacchi. Quindi abbiamo tutta la stamina che vogliamo per rotolare. Che non è poco, eh. Dark Souls insegna. No, non mi serve la cura, però va bene uguale, eh. Giovane, qua ci incazziamo male, qua ci incazziamo male. Aia. Aia. Vai così col devasto più totale, il devasto più totale. Aia. Vabbè, continuo ad utilizzare la modalità bestia incazzosa, ok. Rompiamo questa e gli rompiamo anche il culo. Tanto, come detto, anche se non è affilata al massimo, va bene uguale. Abbiamo staccato un pezzo, aspetta, che potrebbe servirmi. Credo di aver visto un pezzo che volava via. No? Forse no, vabbè, sti cazzi. Aia. Allora, se faccio una cosa. Guarda. Tu sei il figlio di quel cazzo di Granjagras di merda, lo so. Maledetti bastardi. Oppela. Facciamo Ertorero qua. Aspettate un attimo. Allora, il Granjagras se ne sta andando, quindi... No, non è vero, sta facendo... Sta zoppicando, o sbaglio? Però non mi ha detto niente. Aspetta. Potete togliere un attimo dai coglioni. In realtà non ci ha detto niente e non c'è neanche il teschio, quindi credo ancora no, eh. Vabbè, andiamo dal Granjagras, che questi hanno rotto abbastanza i coglioni. Mi sposto un attimino perché... Allora, mi metto un attimo qua. Abbiate pazienza, perché devo affilare ste cazzo di cose. Guarda lì! Questi veramente rompono i coglioni. Ma Poldino, che cazzo sta a fare? Sta a dormire? Onestamente mi fermo un attimino ad ammazzare questi perché hanno rotto veramente i coglioni. Non mi danno tempo di... Siete morti? Ancora e basta. Ok. Allora. Vorrei anche capire se all'atto paratico... Allora, lui non ha ancora il teschio, sbaglio? Quindi in linea teorica ancora non è in fase da stonata. In linea teorica. Vabbè, tu togliti dai coglioni, per favore. No, sta qua giù però, ho fatto la strada sbagliata, vabbè. Ci sta ancora inseguendo quello, no? Ok. Fatemi riscendere, va. Allora. Ora, in linea teorica, posso o non posso? Se sa. Perché io non ho mica capito se è già stonato o meno. Nel dubbio ci possiamo anche provare sti cazzi. P-
proviamoci. Guarda, gliela metto direttamente sotto il culo. Aspetta, toglietevi dai coglioni, voi li metto davanti. Ok. Va bene. Ok, va bene. Voi vi dovete togliere dal cazzo però, eh. A voi vi ammazzo a gratis. Ok, stiamo attenti a non ammazzarlo adesso, perché sennò facciamo un macello. Ce l'abbiamo fatta. Però non si capiva, ad esempio, che... Cioè, ci abbiamo provato, ma non è che si era capito tanto se era stonato o meno. Stava dormendo, sì, però a volte dormono anche... Vabbè, comunque. Un po' di materiali ce li ha dati, un bel po' di materiali. Ok. Vabbè, era giusto per provare. Ci eravamo giocati anche il bonus, quindi bene. Allora, sì, i bit ci sono da poco, visto che si potevano attivare, li ho attivati così randomicamente, poi non... Tanto per... Perché c'era qualche aggiornamento anche su Twitch per alcune cose, quindi... Ha aggiornato tutto. Allora, ma anche questa è fatta. Adesso vediamo di farci qualche altra caccia, così. Doppie lame comunque promosse a pieni voti per il momento. Infatti mi sa che le vado a migliorare come se non ci fossero domani. Oddio, prima però le testerei su qualcuno di più prepotente. Allora, fatemi pensare, perché tra le varie taglie che avevamo... Borsa oggetti, cioè abbiamo un botto di roba, però vabbè, tutto sommato potrebbe andar bene. Dicevo, avevamo attivata anche una taglia tripla, tra cui quello cattivissimo. Assaggia, se non ti... Ci proviamo? Proviamo. Ci dovrebbe essere la caccia, doppia caccia, che in realtà non è doppia, è tripla. A meno che caccia tutti gli obiettivi. Abbiamo il... Gran Jagras dovrebbe essere il Pukei e quello dell'ultima volta che... no, della penultima volta. Quello bellissimo comunque, non mi ricordo come si chiama. Proviamo? Non si continua ad aumentare, noi abbiamo... Ricompensa base 7000, eppure tanto, quindi qua se facciamo un buon bonus... Vabbè, facciamo questo, ce ne stanno tre di mostri. Non è il Pukè, non mi ricordo come si chiamano. Troppi nomi, troppi giochi, è una caciara. Vabbè, quelli che becchiamo, no? Vabbè, siccome ci dà l'uccisione, meglio fare l'uccisione, perché la cattura non lo so se ci riusciamo. Vabbè, proviamo, tanto i tentativi che abbiamo per questi sono 8, quindi sti cazzi. Anzi, faccio anche una cosa tecnico-tattica. Mi gioco anche il bonus. Che tanto ce ne abbiamo un fottio, quindi che ce frega. Doppia caccia, come se sono tre, ma forse bastano due, non lo so. Tanto in linea... Se mi punto su qualche altro, fatemi sappo. Se sbaglio ammazzo qualcun altro che non deve essere ammazzato. 50 minuti comunque sono abbastanza. Che ora abbiamo fatto, tra l'altro, perché qua si accumulano ore come se non ci fossero domani. Tempo limite 50 minuti, ma ci siamo. Questi ce le prendiamo. Adesso andiamo anche a mangiare. Sta anche piovendo. Non so se possa essere utile in qualche modo, ma va bene. Ordino un pasto stavolta. Mi fai un pasto di quelli prepotenti. Aumenta attacco e aumenta la difesa. 1-1. Possibilità di attivazione non è che sia sto granché, però. Proviamo. Non mi ricordo. Need for Speed Pro Street. Non mi ricordo se l'ho giocato o meno. Allora. Qua dobbiamo iniziare a fare un po' di
Robe tecnico-tattiche. Sono quelli lì sotto le bestie che dobbiamo uccidere, se non sbaglio. In più quello cazzo tu è cattivo, che però non ci segnala ancora. Ce n'è aggiunto un altro che non è quello lì. Erba al massimo, sta roba. Un po' di impronte, no? Calcolando che il Grand Jagras di solito è sempre dallo stesso punto, però vabbè, proviamo a passare anche di qua. Vediamo un pochino. Allora, se qua c'è questo, ci starà pure quell'altro. Che dite? Non è detto, però. Ci si prova, ma sembra di no comunque. Tanto ci facciamo una camminata in queste zone. Così vediamo se si attiva anche qualche altra bestiolina qua, no? Allora, momento che questi sono anche incazzosi. Aspetta che qua ci stanno Tobi Kadaki. Aspetta che ho trovato. No, non dovete rompere i coglioni perché ho trovato le impronte di quello fighissimo. Quindi non dovete proprio rompere i coglioni. Dove sta? Aia, vaffanculo. Presumo che possa. E andate a fanculo, sti fottuti bastardi. Aspetta, dammosi un attimo che non vorrei morire per sti quattro. Aspetta. Pronta, curati. Ok. A posto. Ben altra curata, tanto queste cose ci si può fare. A posto. In linea teorica potrebbe stare qui sopra. No? Proviamo. No, no, dopo cena niente lives, la famo adesso solo. Eccolo qua. No, non è vero. Oppela. Aspetta che c'erano altre impronte qua, maledizione. Cerchiamo di non. Peli ed impronte. Che però, occhio. Probabilmente sta nella sua tana. No, in realtà no. Larva resistenza, già spariamo, già che ci siamo. Ok. Allora. Grazie mille al Raffo per la sottoscrizione. Grazie mille, grazie mille. Ah, pensavo ci stonassero un attimino. Vabbè, comunque riprendiamo le nostre impronte qua, che tra l'altro vanno verso sopra, quindi in linea teorica, però accumuliamo uguale, accumuliamo. Ci portano lì, però prendiamo anche le altre cose. Qua è più la ricerca. Questo sarebbe figo catturarlo. Ma è una parola. È una parola. Questo è quello cazzutissimo che avevamo. Aspetta, dove cazzo mi stai facendo andare? Qua moriamo male. Devo buttare? Ci fidiamo? Non dovevamo fidarci. Cioè, le impronte stanno qua, ok, ma sono sempre le stesse. Mi sta a fa fare giro. Qua già c'eravamo stati. Sti cazzo di insetti guida ci stanno a fa fare un giro della Madonna, secondo me. Sempre allo stesso punto stiamo. Vabbè, fa
fidiamoci. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Proviamo? Proviamo. L'altra volta questo l'abbiamo ammazzato perché ci ha dato una mano quell'altro, però. E sbam! È bellissimo questo qua, comunque, non c'è un cazzo da fare. Al momento esteticamente è quello più bello che abbia incontrato. Poi vabbè, a parte quelli massicci, però visivamente proprio. La colorazione è bellissima, il manto, le scaglie. Perché è un po' serpente, un po' drago, un po' fenice, un po' figlio di Troia. Un po' tanto figlio di Troia, onestamente. Però. No, perché me la butti adesso, cazzo, che mi stavo curando, fottuto boldino maledetto. Vieni qua, dove stai? Questo è molto più veloce, quindi giustamente le lame ci usano, ci aiutano, ma... Allora, se riusciamo... Non li facciamo tanto male, però, con le lame, eh. Sali, sali. Se li saltiamo in groppa... No, cazzo, ci ho stonato, cazzo. Non saltare, non saltare. Aspetta là. No, fottuto bastardo. Vieni qua. Scendi, scendi che ti spacco il culo. Non è vero. Aia. Aspetta, risalgo io. Fermo là, fermo là. Dove sta? E là. Bella stronzata, complimenti. È stato veramente un attacco notevole questo. Porca di quella troia. Che poi la caccia va bene anche se... Cioè, nel caso proviamo... Sì, dammela la vigorsfera. Vigorsfera qua. Aia. No. Cazzo. Dove sta? Oppela. Cioè, sembra un lottatore che sale sulle corde del ring. Dov'è? Venga qui. Mamma mia, mi sta a far girare la testa. Fermati un attimo, cazzo. Vabbè, facciamo una cosa. Sali, veloce, veloce. Domani. Ok. No, va bene così, va bene così. Aspettami. Vabbè. L'abbiamo presa per buona. No, scendi qua, va. Vieni, vieni. T'aspetto, t'aspetto e te spacco pure il culo. Vieni qua. Là. Dove vai? Dove corri? Maledetto. Vabbè. Ragazzi, abbiate pazienza. Non è che in queste fasi è un po' più difficile seguire la chat. È un attimo là. Allora, se ci sarà la possibilità, magari se va a dormire quando sarà stonato, non adesso. Adesso credo che sia ancora messo bene. Vorrei provare a catturarlo, però. Aspetta, usiamo questa per stonarlo. Ok, vai adesso. Dove cazzo vai? Dai che t'avevo stonato, non faccia... Dove sto? Non lo so, ma va bene. Vai, incazzati male, incazzati male. In realtà questo è una parte... Aspetta che corro, che facciamo prima così. Oppela, e là. Merda. Ok, basta. Merda, si è incazzato. Si è incazzato di più. Vai così, vai così. Sfruttiamo adesso il momento. Ha lasciato anche un pezzo per terra che poi recuperiamo.
Abbiamo spezzato un altro pezzo. Ok, mette a posto. Aia. Vabbè, c'è lo perforante in realtà, vabbè. Sta zoppicando o sbaglio? Fermi tutti, fermi tutti. Vabbè, facciamolo andare alla tana a questo punto. Lo facciamo andare alla tana e una volta che eventualmente dorme... Ok, io nel dubbio comunque mi recupero un attimo le nostre... l'acutezza della nostra arma. In realtà, essendo questa una strada stretta e dritta, potevamo anche provare a buttargli la trappola diretta. Noi avevamo una trappola, no? No, non avevamo una trappola. Bene. Scusa, l'avevo lasciata nell'inventario, lì mortacci tua. Trappola scossa. Vai. Ce l'abbiamo quegli altri però? Per stonarlo? No, assolutamente no. Quindi non abbiamo fatto un cazzo. Voglio provare a vedere se riusciamo a... Tanto ci può stare. Sfera soporifico, fungo, paralizza. Ma ce le avevamo queste cose. Vabbè, non ce l'abbiamo più, quindi niente da fare. Niente cattura, gli spacchiamo il culo. Se ce la facciamo. No, erano pezzi che prendeva e ributtava, quindi era vabbè così. Peccato, peccato. Volevo provare a catturarlo perché ci dava comunque più roba, però vabbè. E... spada vammete. Vai, vai, spara sta... spera, vuol dire grande così. Qua la zona è un po' stretta, però ci può aiutare anche a noi, cazzius. Forse. Una parola. Aia, cazzo. Allora, prima di tutto, grande Boldino. Dai, Boldino, dai, Boldino. Aspetta, non ci aveva dato la cosa per curarci, Boldino, maledetto. Via. Ok, adesso abbiamo questo qua, con la null bacca si dovrebbe curare, grande così, piano piano gli insegnamenti arrivano del duro. Merda. Vaffanculo allora, cazzo. No, dobbiamo curarci perché se ci stona con questa, poi rimaniamo fermi come dei totani e ci spacca il culo. Vabbè, ma tua madre è una bardracca di quelle come si deve, eh. Via, va. Poldi, ma tu arrivi sempre in ritardo, sei un coglione di merda. E che cazzo. Cioè, quando vede che mi sto curando per conto mio, arriva Poldino a darmi la stessa cosa e quindi la sprechiamo. Vabbè, comunque. Recuperiamo un po' di pezzi di questo e poi andiamo agli altri animalozzi. Però mi curo un attimo da... Abbiamo sprecato un quantitativo di lulbacca consistente, considerevole. Ora... vediamo se troviamo questi altri. No, questo non ci interessa. Non è che li abbiamo già incrociati sulla mappa? Sembra di no. Per il momento no, poi vediamo.
Saluto a chi va, un saluto a chi va e chi si sta unendo. Abbiate pazienza, ma queste ragazze sono fasi un po' più concitate, quindi... Aspetta, questa potrebbe servirci per fare... robe per stordire bestiole qua, eh. Ma sulla mappa non ce li abbiamo segnati al momento. Aspetta, prima di entrare qua, vediamo. Questo, vabbè, è quello che abbiamo beccato. Gli altri non li abbiamo ancora incrociati, quindi non sono segnati sulla mappa. Dobbiamo trovare noi le tracce. Allora, aspettate un attimo, perché qui ci dovrebbe essere un altro micio. Dove sta la strada che mi indica da qualche parte? Eccola qua. Dovrebbe essere forse qui. So, se vedete la minimappa, non so se si riesce a vedere qualcosa di... da quest'altro lato. Che se è un mercenario, non sarebbe male. Dove cazzo vai? Di qua? Là? Olè. Dovrebbe stare da quest'altro lato. In linea teorica. Esattamente da qualche parte lì, ma non so se verso l'alto o verso il basso. Verso l'alto. Quindi abbiamo sbagliato palesemente strada. E quindi affanculo il gatto. Potremmo in realtà anche mangiare, però sti cazzi. Le doppie lame mi garbano un sacco, in realtà. Quindi per il momento va bene, va bene. Ma onestamente non... Per il momento, come detto, le tengo. Poi vediamo un pochino. Ok, gracias. Aspettate che mi recupero anche queste. Ok. Allora, mi danno delle indicazioni che però da dove cazzo passo? Sflashano da un lato e dall'altro. Queste le prendiamo, ok. Ma se invece delle piante mi date... Vabbè. Le tracce del muro. Che cazzo è successo? Oggetti ottenuti. Ah, perché abbiamo troppi oggetti. Ma sì, che ce frega. Me l'ha segnato. Cioè, me ne sta segnando. In linea teorica sì, poi. Vabbè, però. Allora ditelo. Vediamo un attimo se riusciamo ad arrivare da qualche parte. Dovrei anche affilare la mia doppia lama. Cosa che è meglio fare prima di incontrare qualche altra bestia. Olè. Sì, però mi sta segnando quello che cazzo gli pare, perché qua... Ok. Vabbè, abbiamo trovato quest'altro che penso possa andar bene uguale. Tutto sommato. Tanto sempre... Entrambi dobbiamo beccare. Becchiamo prima questo e poi, se ci capita l'altro, becchiamo anche l'altro. Olè. Vabbè, questa ce l'abbiamo di traccia. In linea teorica ci
Dovremmo stare lì per avvicinare. Non so. Non la pianta, maledetto. Leva sta cazzo di pianta. Dai che ce l'avevamo le tracce. Che cazzo di fine hanno fatto? Vabbè. Non mi devi segnare le piantine, sti cosi che non ci interessano. Sì, ogni tanto ste cose qui da comunque un cazzo di casino, eh. Vabbè, il fungo non ci interessa. Continuiamo con le impronte. Prima o poi ce la faranno i nostri eroi, forse, eh. Anche perché sennò passano i 50 minuti e... Lì c'era del letame, probabilmente. E basta raccogliere ste cazzo di cose, ok? Vabbè, abbiamo beccato il Gran Chagras che va bene uguale, eh? Quindi adesso subito di cattiveria, senza neanche pensarci, andate a fanculo. Vabbè, ci siamo... La cosa positiva è che ci siamo tolti prima quello più difficile tra tutti. Questo dovrebbe essere, tra virgolette, il secondo e poi l'altro, quindi aia. Vieni qua, dove vai? Maledetto. Da sto figlio di... Vieni qua. Lascia stare, bollino. Olè. Ok, aspetta che recupero un po' di stamina. Vai. Aia. Ripiglia di un attimo. Manolo, Manolo, te se sta a magnà. Non ho capito se siamo vagamente avvelenati. C'è stato un momento di visione viola totale. Ok, aspetta, abbiamo staccato un pezzo. Però nel frattempo io insisto. Dove cazzo vai? Anche perché il pezzo staccato probabilmente non so se è qualcosa da raccogliere o no, eh. Aia. Probabilmente no, perché non vedo niente a terra. Ok, già questo è fatto. Olè. Recuperiamo un po' di pezzi. E grazie mille a Iron Danny per la sottoscrizione per il secondo mese. Grazie mille, Iron Danny. Grazie. Intanto recuperiamo robe qua. E ci prepariamo per andare al terzo... La terza bestiola che ce la segna qui di fronte. Ah, aspetta, qua abbiamo trovato qualcosa. Baccello perforante. Già ci avevamo in realtà. Vabbè, comunque sta qua di fronte questo. Quindi non dobbiamo fare neanche tutta sta gran cosa, ma semplicemente sbam. Dovevo affilarla, lo so, dovevo affilarla. Tempo al tempo. Cioè, tempo al tempo, ce l'avevo qua di fronte, dovevo andare a vedere se c'era o no. Quindi. Ok, vabbè, a posto. Là. Vai. Che cosa sta facendo? Va bene. Ha preso una pietra, momento. Vai, che l'abbiamo stonato un pochino. Vai di cattiveria, vai di cattiveria. Vieni qua.
Parte rotta e va bene. Proseguiamo, magari lo rintroniamo ancora di più. Lo stiamo rintronando nel prossimo domani, tra l'altro. Guarda con che agilità. Aspetta che recuperiamo un po' di stamina. Olè. Queste cose qua che sono... Momento. Vabbè, barcello perforante ce l'abbiamo, quindi facciamo una cosa. Che ce frega. Ce ne abbiamo un bel po'. Li recuperiamo, no? Olè. Questo che è? Lo stesso? No. Vabbè, a parte il gavettone di... Se mi segue qua, lo stone. Vabbè, aspettate, va, facciamo così. No, non dovevi fare così, ma va bene. Qua che c'è? Resti di ossa. Sì, adesso andiamo a prendere. Don't worry, tanto gli manca poco. Eccolo. E sbam. Vabbè, gli mancava un colpo, quindi. Ma secondo me anche quello della lancia, quella col chinzetto, era, aveva il suo perché visivamente parlando. Anzi, ancora più di queste. Ok, allora riprendiamoci i pezzi del Kuluyaku. Ok. Vabbè, qua due barbonate le recuperiamo, ma tanto. Abbiamo anche il coso pieno. L'inventario. Va bene, allora anche questa è fatta. Questa era un po' più complicata, attenzione. Ce l'abbiamo fatta con un po' di difficoltà. Attenzione, chi è che c'ha sgama? Sti bastardi. Voi siete dei rompicoglioni come pochi, eh. Diciamo che nel gioco un po' la parte più problematica è quella del mirare, tra virgolette, rimanere focussati sul... sull'obiettivo, però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, va bene. L'overlay c'era, era uno tra quelli del programma che sto utilizzando, quindi questo faceva al caso nostro, perché è proprio per... Ci abbiamo messo 27 minuti comunque, tutti e tre, ci sta. Abbiamo raccattato un bel po' di cose, un bel po' di cose. Adesso direi di tornare un attimo alla nostra base. Tanto per fare un attimo un recap, 14.000, abbiamo guadagnato un botto dei soldi perché ci avevamo anche scommesso sopra, avevamo raddoppiato la cosa. Allora, fai rapporto al laboratorio biologico, efficacia aumentata, ottimo, la vigor sfera, vigor vespa in realtà. La chiamo Vigor Sfera perché mi dà l'idea della sfera che dà vigore. Ma non è vero, però va bene. Va bene, adesso ci ritiriamo e torniamo alla base. Ma... Allora. Comunque, che dite per quanto riguarda Monster Hunter in live? Se può fare, dai, se può fare. Allora, queste live, come detto, ve le riporto sul primo canale. E allora, centro di coordinamento, laboratorio biologico, vabbè, andiamo a chiacchierare un po' con tutti. E vediamo un pochino. Io per adesso, oggi, abbiamo fatto solo le missioni secondarie, quelle di caccia, un pochino così randomiche. Poi non so se continuiamo direttamente tutto in live, ma tanto comunque le ritrovate sul primo canale, quindi don't worry. Potete anche focussarvi sul canale se non riuscite a seguire le live. A posto, allora, qua va bene così. Possiamo andare, tipo queste secondarie, così possiamo fare tranquillamente noi una cosa del genere. Tipo andare dal tipo per le raccolte botaniche qua. Monster Hunter a me sta piacendo tantissimo, è la prima volta che lo gioco, cioè il primo Monster Hunter che gioco, mi sta garbando tantissimo. Uh,
Allora, fungo blu ottenuti, raccolto laboratorio botanico 5 su 10. Vabbè, facciamo che ritiro il raccolto. E intanto qua prosegue comunque, no? Sì. Possiamo fertilizzare sti funghi blu, ci stiamo a fare una catasta di funghi blu, vediamo che altra roba possiamo fare. Ecco, la nullbacca, tipo, mi serve la nullbacca. Fai questa al posto del fungo blu. E vediamo anche per quanto riguarda il fertilizzante. Allora, contiene 3 nutrienti per coltivare una gran quantità di piante. Fertilizzante adatto alla coltivazione dei funghi. Gelatina, odore dagli insetti, influenza la produzione di miele. Vabbè, metti il fertilizzante normale, no? Vai. Sì, la nullbacca ci serve, ci serve. Non lo so, Kingdom l'abbiamo giocato ancora poco, perché per come è il gioco ci vuole tanto per capire se vale la pena o meno. Al momento non mi sbilancio perché l'ho visto ancora molto, ma molto poco, quindi aspetto, aspetto prima di dire le mie. Il sistema di combattimento è un po' tanto macchinoso, però. Allora, sposto un pochino le robe, il miele un poco poco me lo porto, perché può servire per fare... la trappola ce l'avevamo però. Cagare. Queste ne metto una e poi rifaccio così perché onestamente famo prima. Questi poi le raccogliamo, quindi le lasciamo. Fungo anche. Non ce lasciamo. Vabbè, poi vediamo in base a cosa vogliamo fare. Insetto divino lo lasciamo. Setto elettrico lo lasciamo. Fungo paralizzante lo lasciamo. Guarda, lasciamo anche un altro di miele, un altro po' di miele, tanto ci può stare. Mentre creazione ci rifacciamo un po' di pozioni normali, tanto erbe ce le abbiamo, no? A posto. Le mega pozioni, vabbè, 40 però me le potevi mettere direttamente. Nel mio inventario che facevamo prima, però. Ok. Va bene. Le fiale vuote, secondo me, potrebbero... Cioè, ci sta dando spesso le fiale vuote, quindi credo che... Tra l'altro, adesso lo sto notando. Quello che abbiamo catturato sta qua. Il Gran Jagras, se ci fate caso. Ce l'avevamo qua di fronte. Va bene. Ah, io Monster Hunter lo sto giocando in singolo. Mi sta garbando, sì. Allora, chiediamo al biologo brillante, visto che gli abbiamo trovato Felice di un vederti. bestione. Visto che hai dato prova di assoluta, vorrei farti una piccola richiesta. Quando indaghi sui mostri di grandi dimensioni, puoi scegliere se eliminarli o catturarli. Naturalmente entrambe le soluzioni hanno il loro valore dal punto di vista scientifico, ma francamente preferiremmo ricevere esemplari vivi che possono essere restituiti al loro ambiente. Ma che cosa? Così da poterli studiare nel lungo periodo. Quindi se riesci a catturare le prede senza uccidere, riceverai encomi e ricompense maggiori. Sono le regole della Buona fortuna. commissione. Vabbè. Sì, oddio, si può fare, però se mi dai... Aspetta che c'è ancora il Felice di punto vederti. esclamativo. Vediamo, magari ci dà qualcosa. Stiamo effettuando studi approfonditi sul comportamento dei Kulu Yaku. Vorremmo catturarne uno vivo, solo per mostrare agli insetti guida le tue caratteristiche peculiari. Infine, liberalo. Liberarlo. Questo ci consentirebbe di seguire il mostro e scoprire le sue abitudini. Non c'è nulla che io desideri di più. Buona fortuna. Caccia al ladro. Vabbè, questa si potrebbe fare. Citazione di un film di Hitchcock, tra l'altro. E se può fare. Se può fare. Vabbè, mo ce l'andiamo a fare direttamente. Ma non prima di aver esplorato la forgia, dove andrei a migliorare un pochino le doppie lame. Che abbiamo capito che ci stuzzicano un pochino. No? Ci sta. Quindi andiamo alla forgia. Ok,
e vediamo un pochino se possiamo fare qualcosa. Tempo di battere il ferro. Allora, cosa dobbiamo forgiare? Non lo so, vediamo. Vediamo cosa possiamo forgiare. Armature. Difesa fisica. Noi avevamo trovato anche quello dello scarabeo. Difesa fisica che è più prepotente. Minerale draconite, che non ho la più pallida idea dove si possa trovare, però per il momento non ne abbiamo. Questa è molto molto prepotente. Questa qualcosina riusciamo a farci, però era giusto per vedere se c'è qualcosa di interessante. Per il momento niente di che. E momento che facciamo un po' di idiozia, pulizia, vai. E ci stanno cose interessanti. Però non abbiamo... Vabbè, le armi comunque sono sempre queste, quindi... Possiamo provare a migliorarle, però, le doppie lame, per il momento, tanto. Come detto, ci sono questi che fanno anche danno, le sacche acquatiche, non ne abbiamo. C'è questo qui... allora, questo 140, con questo arriva a 154, affinità 15%, già fatto, don't worry, gli idioti saranno eliminati, don't worry. C'è anche l'affinità del 15%, quindi è un'ottima cosa, è un'ottima cosa. Andrei a provare perché ci dà becco, pelle e scaglia, che comunque... Sembra interessante, no? Che dite? Invece di quello dei minerali facciamo questo del Kuluyaku. Dai. Aumentiamo il danno. Costa un po', ma ci abbiamo un fottio dei soldi, quindi che ce frega. E per queste ci manca la scaglia di un qualcosa. Ancora non ce lo dice. Dovrebbe essere una scaglia quella, vabbè. Allora, questa è fatta. Per quanto riguarda il nostro fido compagno, vediamo delle armi. Che... Allora, taglio, tuono, fuoco. Questo è devastante, grande. Però la zanna di questo ce n'abbiamo una sola. Paralisi. Guarda. Allora, questo attacco fa ravvicinato 14, distanza 12, affinità meno 30%, però, quindi non è proprio per lui, mi sa. Quest'altro 10-8, paralisi 55, affinità 0. Non lo so, effettivamente, questo malus del 30% in meno di affinità, se è così pesante. 14-12 è un botto. Vabbè, per il momento lo lasciamo così, direi. Per il momento ci possiamo anche stare. Poi vediamo, li lascio per ora quello della... Comunque avvelena al momento, però... Ci si può pensare un po' di modifiche. Caccia al ladro comunque si potrebbe anche fare. Che ore abbiamo fatto? Tra parentesi, vabbè, no, le 7 se può fare. Andiamo a fare anche la caccia al ladro. Almeno catturiamo il Pugei là. Dobbiamo attivarlo però tra le taglie, o già ce l'ha attivato? Non lo so, andiamo a vedere. Tanto nel caso mangiamo sempre quando ci ritroviamo lì. Per quello. Però vabbè, vediamo un pochino. Vado a controllare un attimino se ce l'ha messo tra le taglie, tra i cosi, o nel caso ci attiviamo noi
qualcosa in più. Sono comunque perché qualche altra cattura la vorrei fare. Allora, le richieste, raccolta di minerali, c'è rimasto, ci aggiungo una raccolta di miele. Poi che c'è? Cattura mostri grandi. Uccidi mostri piccoli, vabbè, questo anche per sbaglio lo facciamo, non è un problema, quindi io le attivo comunque. Poi progressi ricerca, completa 3 missioni alla foresta antica, oppure biologia caccia. Il Pukei penso che rientra tra i mostri grandi comunque. Penso. Vabbè, ce lo metto, tanto prima o poi li catturiamo qualche mostro grande, quindi che ci frega. E anche questa è fatta. Queste le abbiamo fatte, limitate. Allora, Rathalos non mi sembra il caso. Completa tutte le richieste limitate. Vabbè, ancora no. Qualche taglia di cattura. C'è un altro Garanjagras. E questo qua sarebbe fighissimo catturarlo. Allora, questo ce lo attiviamo. Il Tobi Kadaki. E vabbè, basta così. Langianat caccia. Langianat pure sarebbe da riprovare. Vabbè, io l'attivo. Cioè, l'attivo, l'aggiungo a quelle da fare. Poi, sti cazzi. Consegni, abbiamo qualcosa da fare, no? Posto così. Andiamo a vedere, va. Allora. No, il calendario delle live non l'ho fatto ancora. Quando riuscirò ad organizzarmi per bene, probabilmente sì, lo faremo. Per il momento ancora no. Aspettate, perché una cosa che volevo fare era vedere cosa mi serve per creare la sfera soporifera. Erba soporifera e fungo paralizzante. Allora, io queste le creo e le lascio qua. Così se mi servono vado all'accampamento e me le riprendo. E sti gran cazzi, almeno siamo a posto. Sì, ho visto quello per l'affinità o meno. Grazie mille a Simo Price per la sottoscrizione. Grazie mille, Simo. Sì, la console tramite scheda di acquisizione è collegata al PC comunque. Le trappole scosse in realtà possiamo comunque farcele anche da qua. Una già ce l'abbiamo, quindi volendole possiamo sì anche accumulare qua nel caso ce le veniamo a riprendere. Non qui, ma al coso. Potremmo fare anche la rete per poi fare la trappola coperta. Intrappolatore non ce l'abbiamo ancora, però guarda, queste le facciamo. Mi inizio a fare un po' di oggetti che ci possono essere utili. L'intrappolatore adesso ce lo compriamo. O lo possiamo fare l'intrappolatore? No. Vabbè, lo compriamo dal tipo qua dietro. Dove cazzo stava? Va avanti, forza. Allora, mettilo alla cassa degli oggetti per il momento. Intrappolatore, eccolo qua. Dammene. Vabbè, ce ne abbiamo un bel po' di cose. Facciamo 10, va. A lungo andare, poi ce li teniamo da parte. Non è che. A posto. Direi di sì. Volendo si possono anche comprare qui, presumo, le altre cose. Però no, in realtà no, vabbè. A posto, andiamo alla missione barra caccia. Dovrebbe essere tra le missioni quella caccia al ladro. Qua intanto spiccionano. Se faccio una nuova missione, fatemi vedere così ricontrolliamo. Tra le facoltative, livello 2, caccia al ladro livello 2, yes. Tempo limite 2.50. A posto, vabbè, l'attivo direttamente qua. Sti cazzi. Poi mangiamo quando arriviamo nel caso. Tanto questo non dovrebbe essere neanche così complicato da fare. Proviamo l'accampamento 11, magari è più vicino.
Il buono ce lo giochiamo magari una missione un po' più complessa. Dai. Ok. Facciamoci caccia al ladro, va. Poi questa live, come detto, vabbè, penso domani ve la riporto sul canale, visto che sta durando un bel po'. E quindi ci vorrà un po'. Direttamente domani. E domani che è? Non lo so. Ci guarderemo. Ma possiamo andare, scusi? In attesa della partenza, aspettiamo. Dai, tanto dobbiamo andare solo noi, mi scusi. Quanto ci vuole per caricare questa missione? Olè. Però poi voglio catturare anche quel picciono che ci garba, quello sì. Quello è cattivissimo. Quindi quello lo andiamo ad aggiungere alle nostre bestie catturate. No, probabilmente domani riporterò direttamente questo, anche perché se finisco alle 8 non riesco a registrare un altro... altri episodi. Allora, in linea teorica qua già mi dovrebbe dare, ecco, le cose necessarie. Io prontamente vado a ciullarmi, sbammede. Già che ci sono, vado anche a mangiare un pochino. Cottura al forno, ti do la ciccia da cuocere. Ordino un pasto. Allora. Aumento attacco. Oddio, col pukei, secondo me ci sarebbe neanche tanto da farlo, però sti cazzi. Tanto la ciccia ce l'abbiamo. Olè. A posto. Facciamo allora in questo modo che andiamo a spippolare qui sotto, clicchiamo sul Kulu Yaku. Perché dico Pukei Pukei ogni volta? Non lo so, mi è rimasto impresso il Pukei Pukei. Saranno anche un po' simili, non lo so. Resti d'ossa, io li recupero sempre. Sì, avevo letto di Spyro, magari. Anche se come per Crash a distanza di 1000.000 anni non sarei capace a giocarci a Spyro, sicuro. Insetto dolcetto lo prendiamo. Prendo anche un po' di minerali. Ogni tanto qualcosa la raccattiamo così. Anche perché vedete c'era... ok, richiesta completata. Era una richiesta. Perché io attivo delle richieste randomiche. Di cose che bene o male andiamo a fare sempre. Quindi. Allora, qua dobbiamo stare attenti al Pukei Pukei. A non ammazzarlo magari. Cioè, a parte che vorrei... sperare di trovare... Ah, aspetta che forse mi ricordo che qua c'è la tipo una tana del... No, ok, del Razer. No, non voglio questo, per favore mi metta le... Vabbè, se ci stiamo qualcosa la raccattiamo. Allora, ce lo sta segnando? Cioè, in linea teorica dovrebbe segnarci, il problema è che... Stiamo facendo altre strade, perché poi magari andando avanti col gioco uno si ricorda pure dove stanno, ma io mi dimentico, quindi va bene così. Vediamo qua se troviamo qualche bestiola, va. Allora, sti bagarozzi, insetto elettrico lo prendiamo, lì c'è quello che non ci interessa in realtà. No, il Pukei non dovrebbe stare in zone del genere. Sta più in mezzo. Alla foresta. Forse. No, forse anche da ste parti. Più Barrot sicuramente. Infatti l'abbiamo trovato però. Lo so, come detto, il Pukei Pukei evidentemente. Non so, c'ha un nome simpatico. Il problema sarebbe trovarlo eventualmente. Vediamo se...
Sì, non basta con queste cazzi cose del bar. Non voglio seguire il Barrot, ma voglio beccare l'altra bestiolina che... non mi dà, continua a dare questa. Quindi dobbiamo ignorarle malamente. Aspetta che lì c'è la cacca di qualcosa che potrebbe esserci utile, scusa. Aspetta, aspetta, l'abbiamo trovate. No, non rompete i coglioni, per favore, che io qua c'ho da fare, eh. Vabbè, tanto le impronte comunque stanno qua sopra. Qua c'è il miele. E mi sa che avevo intravisto, eccolo qua, eccolo qua. Che stai a mangiare, giovane? Aspetta, sbammete. Lo so, mi spiace. Ha perso pure l'uovo, dai, con quanta cattiveria però questa cosa. Grazie mille ad Alessandro per la sottoscrizione per il secondo mese. Poi leggo il messaggio. Adesso è una fase un po' concitata. Oddio, concitata fino a un certo punto, perché questo è un po'... Allora, Poldino, però tu devi imparare a lasciare ste cazzo di sfere. Le lascia quando non servono o quando io già sto utilizzando la mia. Allora, mentre lo bastoniamo qua, guarda qua che leggiadria il nostro Manolo, mamma mia. Aia. No, non è vero, non l'ho preso. Vieni qua, dove cazzo sta? Comunque adesso fa più male. Vedete, c'è anche una sflesciata in più. Aspetta che sta a prendere la pietra. Ok, no, stavo leggendo il messaggio di Alessandro nella sottoscrizione. Olè. Non vorrei usare neanche il bonus per stonarlo troppo, perché questo è... Aspetta. No, ok. Non ho capito se stava zoppicando, perché potrebbe essere un problema che tipo lo ammazziamo per sbaglio. Fermati un po', dove cazzo va, maledetto. Là. Infatti non metto gli attacchi quelli con R2, la furia omicida, se no qua... Aspetta, fammi capire. No. Aspetta, sta zoppicando? Non è vero, no. Non sta zoppicando, quindi posso continuare a spaccare il culo, eh. È ufficiale. Mostro localizzato, sì, l'avevamo già trovato in realtà. Da un po' di tempo. Sto passando qua sopra che magari saltiamo in testa, ma non è vero. Allora, nel frattempo affilo un po' la lama. Ok. Mi preparo. Vabbè. Neanche, no. Ancora presto. Aspetta, vieni qua, dove cazzo vai? Vieni qua. Non così, con cattiveria. Bam. Se venisse qua sto maledetto. Perché, aia. Aspetta, dal rumore che sta facendo mi sa... quando fa così mi sa che dovrebbe zoppicare, no? Non lo so, ho paura di attaccare certe volte, che cazzo ne so. È troppo delicato questo arrivato a sto punto. Però se non scappa, evidentemente... Cioè, lui volendo potrebbe scappare in modo estremamente sportiveggiante. Ma ha piantato il muso per terra? Sì. Aspetta. Sta zoppicando? No, forse no. Non ho capito che cazzo sta facendo. Marcello perforante lo prendo, va. Fatemi capire se zoppica sto bastardo. Sembra di no. Ma... Vabbè, penso inizierà lui. Aia, vaffanculo. Inizierà lui a zoppicare.
Non sta fermo, se prende le botte o sti cazzi. Ok, sta zoppicando, perfetto, perfetto. Allora, io adesso aspetto che magari vada a dormire o a fare quel cazzo che vuole fare. Preparo la trappola scossa. Trappola scossa, vabbè, la scorta, quella che mi ha dato lui, magari ci butto questa. Ok. Ora cerchiamo di capire prima di tutto dove va. Penso nella sua tana. Qua ci stava la vecchia. La tana. Se si ferma io gliela butto addosso sta cosa, no? Ok. Quindi adesso qua. Sbam. Sbam. Grande così. Cattura mostri grandi. 2, 1. Ce l'abbiamo fatto. Ok. A posto. Aspetta che c'è della cacca qui. La raccogliamo così. Non è una cosa. Aspetta, c'è anche del. No, cazzo. Aspetta, c'erano 10 secondi. Puttana Eva. Vabbè. Va bene. Anche questa è fatta. Quindi raccattiamo un po' di... La cattura mi garba, la cattura mi garba. Mi garba anche quest'arma comunque. Forse la useremo per più... più di un singolo episodio così. Poi voglio provare anche il martellone, Però... Vabbè, non oggi, naturalmente, che oggi ormai abbiamo fatto... una liveona, però... Va bene, va bene. Vediamo un pochino se abbiamo anche qualche altra taglia da fare. Taglia. Qualche altra cattura. In generale. Vediamo un pochino. Ci ha riportato all'accampamento. Dove noi possiamo ritirare le cibarie probabilmente. Perché dopo ogni missione mi sa, ecco, ritira gli oggetti. Metto a cuocere ste robe. E fatemi vedere se c'è qualche cattura qua. Dai, ce ne facciamo qualcun'altra, su. È divertente la cattura. Nuova missione. Tra le facoltative, queste abbiamo completate. Vabbè, c'è quella facile. Poi vediamo. Taglia cattura, vabbè, c'era questo. Ah, è vero, questo. No, questa la facciamo. Questa la facciamo. Ci spaccherà il culo, ma questa la... Magari, vabbè, probabilmente ci metteremo tutto il tempo necessario e poi ci salutiamo. Però questa la facciamo. Ricompensa base 3009, quasi quasi ci mettiamo anche il carico, il jolly. Però... questo è da catturare, vai. Proviamo. Vai in singolo, come se non ci fossero domani. Campamento 1? Campamento 1 probabilmente non è qui vicino, ma sti cazzi, ci andiamo piano piano. Mi gioco anche il bonus, guarda, che so soldi, l'ha usato, spero di sì. Va bene. No, onestamente no, non sapevo niente di questo di spot. Grazie mille a Kaysen HC per la sottoscrizione, se è così la pronuncia. Grazie mille comunque per la sottoscrizione. Allora, se riusciamo a catturare questo e magari raccattare un po' di materiali rari, non sarebbe male, non sarebbe male. Poi vedete, sto gioco, cioè abbiamo iniziato, vabbè, mettiamo le 5 e mezza, abbiamo iniziato effettivamente... Però c'è tanto e troppo da fare, quindi tra un episodio e l'altro, se dovessi fare solo le missioni principali, non ci se la fa. Cioè, finiremo tra 6.000 anni. Perché la maggior parte del gioco me la giocherei per conto mio, visto che le missioni principali fai una cosa e hai finito. Allora. Vediamo un pochino. Prima dobbiamo trovare le tracce, quella è la parte più rompimaroni.
Ma già che ci siamo, comunque ci raccattiamo queste cose che spero possano bastare. Vabbè, una già ce l'avevamo di queste, questa a posto. Però vado a mangiare, sì, vado a mangiare perché qua dobbiamo aumentare l'attacco. L'attacco ce lo aumentiamo. La selezione dello chef, aumenta la difesa elementare? No, aumenta... Ah, oddio, la difesa elementare sarebbe buona cosa perché la Nunbacca ce la siamo portata, mi sa di no, perché quello ci... Vabbè, usiamo questo. Skippa. Quante Nunbacche abbiamo che quello ci fa attacco... Vabbè, aspetta, intanto... avevo aperto questo per segnarmelo, ma non c'è ancora, quindi... Ce ne abbiamo 5. Spero possano bastare, anche se ho i miei dubbi, però. A posto, vabbè, andiamo a... Toby Kadashi. Kadashi, Kadashi. Vabbè, qua stiamo sempre allo stesso punto. Rabbetta, ce la prendiamo. Allora, in linea generale non dovrebbe essere da queste parti, se non ricordo male. È una zona più alta, però lì sotto ho visto del miele che ci sarebbe anche utile. Le pietre le prendiamo così a gratis. Perché l'avevamo aggiunto tra le... tra i compiti, quello di raccattare miele, giusto? Sì. 2 su 4. Allora, fino a quando non spunta lì sotto... dobbiamo un attimo arrangiarci. Scusate, togliatevi dai coglioni voi che state... Questi mi stanno veramente sul culo, queste bestioline. Dobbiamo guadagnare... terreno verso l'alto. Eventualmente raccattando il raccattabile. Vabbè, questo sì. Proviamo a passare un po' d'acqua. Questo setto amaro lo prendiamo. Questo è ole. E questo è fatto. No, là è l'erba, là. Le altre impronte. Vanno giù, ora non so se all'atto pratico effettivamente è questa, però proviamo, anzi facciamo anche una cosa, nel dubbio ce lo risegniamo pure qua. E provo a proseguire da questo lato. Vediamo. Siamo sal... ah, eccolo, eccolo. Vai, di prepotenza. Cazzo, ho già bastonato sto figlio di una troia. Vieni qua. Ma perché la vigor... puttana tua madre, Poldino. Aspetta un pochino a fa ste cazzo de cose. No, tienitela buona per dopo. Aspetta che corro. Vai, vai. Qua lo possiamo un attimo stonare eventualmente. No, vieni qua, guardami, guardami. Vai, giù cascasella, sbam. Non è vero, ha funzionato per un cazzo. Aia, puttana tua madre. No, lo sapevo. Troia di una Eva. Aspetta. Cazzo. Brava, vabbè, vuol dire stavolta hai fatto una cosa buona perché la mia se n'è andata a puttane di cura. Però se eventualmente riesco anche a curarmi da... che poi secondo me possiamo ancora resistere un pochino quando ci... comunque è bellissimo sto mostro, no? A parte tutto. So che è un mostro, è un nostro nemico, non dovremmo tanto fargli complimenti, però è fighissimo, dai, guarda là. È un po'... cioè, in realtà, all'atto pratico è pure una mezza pantegana, nel senso che è figo, però... cioè, vedete, quando si muove sembra pure una mezza... è un incrocio tra tante bestie diverse, tra cui anche mezzo sorcio. Molto...
Scendi da là. Occhio. Allora, la coda la devo assolutamente evitare. Non è facile beccarlo decentemente, ragazzi. È un attimo incazzoso questo. Un po'. Porca la troia, puttana. Vabbè, non mi curo dalla... Poi quando c'è... Un cula lui, un cula. Quella. Siamo un po' splashati, ma ne ho poche di... Olè, una volta che siamo riusciti a salirli in testa, vai, vai! Aspetta, tieniti, tieniti. Ok. Aspetta, tieniti, tieniti. Grande. Vai, vai, vai. Vai di prepotenza, vai di prepotenza. Dove cazzo vai, maledetto? No. Ok, questo... Porca puttana. Dai, Emanolo. Naggia la puttana di Eva. No, via. Mamma mia, l'abbiamo lisciato. Cioè, ci ha lisciato lui, fortunatamente. Aspetta, ci ha stonato. Inseguilo, inseguilo. Aspetta, dobbiamo anche... Un attimo là. Infatti queste sono fasi concitate, fasi molto concitate. Ho preso delle tame a gratis. Allora, non è ancora in fase critica, no? Cioè, sta messo bene, se non sbaglio. Quindi ancora non possiamo attaccarlo. Cioè, attaccarlo, stonarlo, più che... Allora, venga qui. Occhio. Non vedo dove sta. Cioè, ha fatto un salto di 18 km. Aia, aia. Aspetta, Boldi, no, non venire qua. Tu attiralo da un'altra parte, Boldi. Dobbiamo fare il gioco di squadra. Tu fai l'esca e io provo ad attaccarlo. No, aspetta, occhio al veleno. Oddio, se sta avvelena... Grande così. Perché abbiamo rotto la pianta con il veleno che pian piano sta facendo il suo effetto. Però noi non possiamo avvicinarci, se no ci avveleniamo pure noi. Ce n'è un'altra di qua di pianta, quindi se... Se riusciamo, creiamo una zona velenosa... Dove? Nel frattempo si sta un po' avvelenando. Un pochino però. Vabbè, va. Vieni qua. Questo me lo lascio. Oh, vai, vai, vai nel veleno, sti cazzi. Oddio, gli toglie 10. Non è che sia sta gran cosa, però. Bella. No, ce n'è un'altra qua. Damose. Cazzo, siamo in una zona veramente di merda. Che poi ci avveleniamo noi. No, occhio alla coda. Togli qui. Cazzo. Sì, effettivamente non è proprio una... Manolo. Puttana Eva. Ok. Datemi un attimo e qua mi devo organizzare perché la vigor tu nonna sta qua sotto, quindi... No, siamo morti, siamo morti. Siamo morti male. Ok. No, ok. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, abbiamo rischiato tantissimo. Abbiamo rischiato tantissimo. Siamo un po' splashati così, ma tutto sommato va bene. Quindi al momento ancora non possiamo attaccarlo con la cosa. Va bene, va bene. Aspettiamo un altro po'. Ero che cazzo. Merda. Mo ci ha stonato. Andiamo bene. Poldino grandissimo che è stato investito malamente. No,
Aspetta. Allora, se va attaccate tra di voi, non lo so in realtà. No, mi sa che il Gran Chakra se n'è proprio scappato, che si è cagato sotto. No, vieni qua. Ah, ok. E sbam. Caputtana. Sta iniziando a... cioè, sta utilizzando molto di più il suo attacco. Ok, va bene. Più o meno. No, Boldino là. Stavo qua. Vabbè che t'ha stonato male, però. Allora, famo anche un'altra cosa. Non questo letame, questo lampo. Che noi comunque possiamo usarlo per, se riusciamo, non così, per stonarlo un pochino. Ok. Ok, vai, affonda il colpo. Cioè, almeno affonda il colpo. Fai qualcosa di più prepotente. Alla capoccia, alla capoccia. Abbiamo attirato, come sempre, il mondo di bestie qua. Momento. Dai, che ancora stona. Che cazzo stai facendo? Vabbè, metto a posto questo. Vediamo che... residuo di Toby Kadaki. O Kadaci. Vabbè, chiamatelo come lo pare. Ma va bene uguale. Aia. Ma rintronato sto basta. Vieni qua, dove vai? Sta zoppicando? Non lo so. Vabbè, vediamo dove cazzo va. Dove cazzo è andato? Aspetta, me lo so perso. Ah no, col cazzo. Porca puttana, se è resistente, eh. Ma prima non era stato così resistente o sì? Bah, no cazzo, gli è risaltato pure sopra, puttana la Eva. Parte rotta, ma non so se sia. Allora, se non ci splasha più con la cosa elettrica, è già qualcosa, anche se si è incazzato un attimo. Che cazzo sta a fa? Vuol dire che cos'era quella? Va in testa, cazzius. Oppela. Caputtana. Via. Ok, un attimo. No, speriamo che funzioni. Mi devo un attimo attrezzare qua, perché sennò. Ok. Ah, giovane. Vai così, esci a sorpresa. Esci a sorpresa. Però sto maledetto bastardo. Ah no, aspetta, zoppica, zoppica. No, no, per favore, lascialo stare. Aspetta, metti il coso letame. Vattene a fanculo tu. No dai, ma non è possibile che adesso arriva l'Anjanat. Dov'era quello letame? E l'Anjanat lo ammazza male con questo. Porca troia. Lascialo stare. Sto lanciando il baccello letame. Ma questo col cazzo che se ne va. Oh merda. Sì, sono arrivati tutti qua. No, se ne sta andando forse. Zitti, sì, forse ha funzionato. Grande così. Ci siamo salvati in calcio d'angolo, mi sa, eh. Prepariamo la trappola. In realtà forse potrei già anticiparlo, però. Ok.
Mi spiace, giovane, ma qua. Ok. Olè, ce l'abbiamo fatta. No, in realtà era meglio di no, perché lui già lo potevo catturare, già era zoppicante e stava andando alla... qua. Quindi stavamo rischiando che ce lo ammazzasse prima di farlo arrivare qua, e là dovevamo rifare tutto da capo, anche no. Ok, ok. Va bene. Beh, questo era da catturare, anche perché è fighissimo. Ricompense della missione, poi vediamo se ci può servire qualcosa. Intanto accumuliamo tutto, poi. Artiglio, elettrodo, pelle, elettrodo, scaglia e pelle. Più pelle. Pelle e pelle, va bene. Dei funghi raccolti dal nostro Poldino. Ok, ok. Va bene. Beh, l'arma in realtà credo che ancora non la possiamo... Non mi ricordo cosa ci serviva per migliorare l'arma, ma non credo robe che abbiamo trovato adesso. Sì, adesso torniamo alla base, vediamo se ci sta, se sta lì. Vediamo un pochino. Allora... signorina, no, andiamo a casa, recuperiamoci ste cose e rientriamo dalla spedizione. Vai. Allora. Vediamo un pochino se possiamo, non so se migliorare qualcosa, onestamente. Credo di no, però, dobbiamo controllare meglio. Catturando questo abbiamo preso un bel po' di materiali, quindi eventualmente se vogliamo migliorare qualcosina ci sta la cattura. Quella dello scarabeo, onestamente non so dove si trovano ste robe dell'armatura. Scarabeo che era quella più resistente. Langenat, catturarlo, non lo so, Non lo so. Allora, intanto andiamo da questi, vediamo se completiamo qualcosa. Sono pronta, andiamo. Ok. A posto, vabbè, queste le lasciamo qua, sì, ce l'abbiamo qua sotto. Questo è bellissimo. Quell'altro in realtà gliel'abbiamo anche catturato, quindi vediamo un pochino che ci dice. Voglio ringraziarti per il culo Yaku. Va bene. Ho per te una piccola ricompensa da parte degli acciuffamostri. 500 punti, vabbè, meglio di niente. Felice di vederti. Splendido. Vediamo chi altro li dobbiamo catturare, probabilmente. Ah, i Barrot. Buona fortuna. Frena il Wyvern nelle frane. Va bene. Se potrebbe anche fare catturare il Barrot. Non adesso però, perché sennò famo notte. Adesso andiamo un attimo alla forgia là. Comunque è bellissimo il Topicadaci. Molto figo. Allora, un'altra cosa che possiamo fare era con questo qui, vabbè, parlare, poi non so se ci aggiorna direttamente lui. Avanti, va con attenzione. La guida dei mostri è stata aggiornata, va bene. Adesso pian piano iniziamo ad aggiungere un bel po' di bestiole. Barrot, questo si può fare. Ok, può essere rotto. Tuono, vabbè, giustamente no. All'acqua è molto suscettibile. Tipo Langenat, a cosa è suscettibile? Anche lui all'acqua. Quindi un'arma d'acqua si potrebbe anche fare. Vedete, il Diablos l'ho beccato di sfuggita, ma non sappiamo niente. Ci ha solo devastato.
Questo non sappiamo ancora niente. Questo anche di sfuggita forse abbiamo beccato, non mi ricordo. Anomalia stordimento. Ok. Lanjanat. Una bestia abbastanza prepotente. Anche lui all'acqua. Vabbè, vediamo. Comunque, andiamo alla forgia, va. Diamo un'occhiatina. Allora, vediamo un po'. Magari abbiamo qualcosa in più. Prima di tutto andiamo a vedere le armature. Come sempre la prima cosa che vado ad addocchiare. Come detto, questo ci mancano dei pezzi, se non per questo che possiamo fare dell'Anjanat. Poi abbiamo questo qua dello scarabeo, che è mosca corno. Minerale dragonite, vabbè, ancora non l'abbiamo trovato. Questo possiamo farlo, no, al momento non è che ci sia utile più di tanto. Cristallo corale, sacca d'acqua, non ce l'abbiamo. Sacca velenosa, capoccione fiammeggiante qua. Allora, questo membrana se può fa. Quindi poi facciamo una cosa a metà. Ma noi difesa fisica come siamo messi? 14 16. Non è che stiamo a fare sto gran passo avanti, però ci possiamo fare solo le gambozze. 16 da 12 che abbiamo. Oppure armi, vediamo un po'. Questo è per forgiarle direttamente. Questo qua o quella addosso. Vabbè, ci vuole poco e niente per farlo. Quella addosso forse già ci si potrebbe. No, non ci fa vedere. Dobbiamo andare nelle migliorie. Forse ce le fa vedere da là. Allora, quella d'acqua ci mancano due cose che non sappiamo. Se facciamo invece zona d'osso, una sacca qua ci manca comunque. Questa invece si potrebbe fare, quella elettrica. Affinità 10% rispetto, vabbè, a quella che abbiamo adesso, che affinità è 15%. Qua ci manca qualcosa che non sappiamo cosa sia, quindi ancora nada. E vabbè, niente, ci teniamo questa al momento così, dobbiamo provare a vedere se fare quella addosso e poi farla magari con la sacca acquatica. Tanto qua ci possiamo arrivare, sì. Ci vuole la sacca acquatica, che onestamente non so dove possiamo recuperare eventualmente, quindi poi vediamo. Va bene, va bene. Allora, a questo punto, ragazzi, io direi anche che ci potremmo salutare qui. Qua la spadascia, a che punto eravamo arrivati? Ecco, potevamo migliorarla qua. Che poi spadascia avevamo messo quella. Infatti avevamo quella addosso in realtà per la nostra spadascia. Eccola qua. Vediamo se abbiamo scoperto qualcosa in più per questa. Vabbè, eravamo arrivati al massimo. No. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, io direi di salutarci qui con questa live su Monster Hunter. Domani ve la riporto eventualmente sul primo canale. Come sempre vi ringrazio per aver partecipato alla live. Ci siamo fatti un bel po' di quasi 3 ore, quindi ci sta. Sul canale poi ve la riporto direttamente. Deciderò se fare direttamente la serie così o se fare ancora qualche missione principale come episodio normale e poi le live tra una zona e l'altra. Non lo so, vediamo. Comunque sul secondo canale invece trovate la live di ieri su Kingdom Come Deliverance. Quindi
mi raccomando, chi se l'è persa andatela a vedere, che è molto faico. Ci siamo divertiti. Quindi, come detto, ragazzi, grazie a tutti per aver seguito la live. Ci vediamo nei prossimi giorni. Non so se domani faccio qualche live o meno. Io vi aggiorno come sempre sulla pagina Facebook, eccetera, eccetera. Dai, ragazzi, ci vediamo domani sul canale con gli episodi classici di qualcosa. Dai, ci vediamo domani, ragazzi. Buon proseguimento di serata. Vabbè, ci siamo, quindi buon appetito. Manca poco, buon appetito. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.